Allora, la volta scorsa ci eravamo lasciati praticamente alla volta del Pandemonium. Quindi Gidan ha attraversato il suo momento depressione, il suo momento perdita della fiducia in tutto quello che era successo nella sua vita e in tutto quello che fondamentalmente era la sua base per poter vivere e convivere al meglio della situazione, e invece grazie ai suoi amici ha ritrovato fortunatamente la strada e ora siamo pronti per chiudere il CD3 affrontando niente proprio di meno che Garland, ovvero il nostro creatore. Quindi nel frattempo risaluto tutti quelli che si stanno aggiungendo e possiamo cominciare la serata di oggi. Serata di oggi che ricomincia da dove ci eravamo lasciati, ovvero dalla sala del Pandemonium, dove Gidan per l'appunto ha avuto la consapevolezza di avere gli amici accanto nel momento del bisogno e quindi ha riacquistato fiducia nei suoi amici e in se stesso. La prima cosa che bisogna fare qui è tornare indietro a dove Gidan era seduto praticamente su questo trono per recuperare un oggetto, ovvero una papalina. Una volta fatto questo possiamo procedere finalmente verso la nuova zona, quindi una zona che non abbiamo visto, dato che queste sono tutte zone che abbiamo avuto modo di guardare la scorsa volta, e procedere nel cuore pulsante di Pandemonium. Vedete, qui abbiamo la nuova sala che per l'appunto non abbiamo visto la scorsa volta e che adesso dovremo ovviamente attraversare. Come si attraversa questa zona? Questa zona è molto simile, se vi ricordate bene, alla grotta di ghiaccio, alla caverna di ghiaccio che incontrammo addirittura nel CD1. Perché? Perché una volta azionato questo congegno si attiveranno le luci, in modo ovviamente casuale ma che effettivamente hanno un pattern ben preciso, all'interno di questa scacchiera. Se il nostro personaggio dovesse entrare a contatto con la risonanza della luce, si attiverebbe un incontro casuale. Quindi attiviamo l'interruttore e come potete vedere adesso inizieranno ad apparire le luci, e quindi noi dobbiamo passare esattamente nel momento in cui non ci sono luci, esatto, che ci danno fastidio, per attraversare questo ponte che altrimenti si chiuderebbe. Quindi un enigma abbastanza semplice da risolvere, che ci porta nella seconda zona, nella seconda fase di Pandemonium. Questa è una zona che nasconde un segreto, nasconde un piccolo segreto. Forse l'audio di gioco è un po' alto, magari lo abbassiamo un po'. Da qui però forse non lo posso abbassare, vero? Non lo posso abbassare, per cui lo abbassiamo di qua. Ecco qua, lo mettiamo così, in modo tale che non si senta troppo forte. Così dovrebbe essere l'audio giusto, perché lo vedevo un po' alto effettivamente. Adesso così dovrebbe andare bene. Qui c'è un piccolo quick time event, che non è esattamente un quick time event, è una cosa che forse non tutti conoscono di questa zona di Pandemonium, dove, come potete notare qui, abbiamo una sorta di puzzle. Un puzzle che ci consente di controllare questo ascensore, perché questo comunque sia è un ascensore che ci permette comunque di essere posizionato in diversi punti, con una scala di numeri che va da 0 a 5. Quindi in base a noi dove mettiamo il numero abbiamo la posizione del dell'ascensore. Oddio, si è scollegato il pad. Ok, speriamo che adesso funzioni. Ok, abbiamo praticamente diverse posizioni che praticamente il nostro ascensore può assumere in base al numero che noi praticamente mettiamo. Vedete, abbiamo il 3, il 2, il 4, il 5, eccetera eccetera. Ciò che dobbiamo fare noi per attivare questo evento segreto è quello di fallire un totale di 6 volte il salto che ci consente di raggiungere il ponte. Che cosa vuol dire? Se noi andiamo nella schermata successiva, come potete vedere, noi possiamo richiamare questo ascensore. Però, come potete notare, se noi sbattiamo in questa maniera, ovviamente l'ascensore non ci impedisce praticamente di salire.
Quindi noi che dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente fallire, ecco qua, 6 volte in totale. Ora non so se io qua effettivamente non... No, minchia, sono salito, porca miseria. In realtà non dovevo salire. Vediamo se funziona lo stesso. Quindi torniamo indietro. E ora lo ricambiamo di posizione. Mettiamo lo 0, che sono sicuro non funzionare per nulla. E andiamo a fare lo stesso giochino di prima. Quindi sbattiamo. Ovviamente questo non è un evento che comunque conta nella perfect run, o che comunque vale in fin dei conti per raggiungere un risultato nella perfect run. Però è una cosa simpatica da far vedere, perché fa capire come il gioco effettivamente sia stato progettato e sia stato organizzato per dare una mano al giocatore. Ecco qua. Andando avanti indietro non arriveremo più in fondo. Hai ragione, non si riesce ad andare avanti speditamente. Non si riesce ad andare avanti speditamente. Cosa facciamo allora? Noi manovriamo il meccanismo, tu aspetta vicino all'ascensore. Buona idea. Voi manovrate il meccanismo e io salgo sull'ascensore. Ecco, vedete, lo ripete praticamente più volte per farvi capire appunto che il gioco vi sta dando una mano per la risoluzione di questo enigma. Va bene, mi raccomando. Ok, e a questo punto, tornando indietro, si attiverà il Quick Time Event, che ci consente praticamente di controllare l'ascensore. Quindi noi da questo momento possiamo scegliere che posizione raggiungere. In questo caso mettiamo il 3 e torniamo indietro. Una volta messo il 3, come potete vedere, noi non possiamo salire da qua. Però perché ho messo il 3? Perché il 3 ci consente di ottenere un tesoro. Sì, qui c'è un tesoro nascosto. Quindi saliamo. E successivamente saliamo di qua. Ritorniamo da questo lato. E come potete vedere, possiamo raggiungere il forziere in cima, che ci dà un po' di soldini, che non ci servono ovviamente, perché non ci servono, però sono comunque un tesoro e noi ovviamente lo andiamo a prendere. Qui riscendiamo nuovamente, perché qui adesso dobbiamo riscendere, perché adesso si deve salire da qua. Quindi controllo ascensore, mettiamo il 4, che se non sbaglio dovrebbe essere quello giusto in questo caso. No, ok, ecco, devo salire dall'altro lato. Ok, mi ricordavo da questo lato, invece no, mi sa che devo salire da quel lato. Ok, saliamo. Esatto. Adesso saliamo ancora di qua. No, di qua non me lo fa chiamare. Ah no, devo chiamarlo allora là sopra. Ok, perché col 4 lo posso richiamare da qua, giusto? Sì. Ok. E possiamo andare a livello superiore. Mi ricordavo ci fosse il passo di intermezzo, invece no. Si può salire direttamente. Qui ci sono altri tesori da prendere. Quindi, prima si va a destra. Sì, saliamo a livello superiore. E avremo la possibilità di interagire con un altro puzzle. Un puzzle che è comunque molto semplice, perché le piattaforme funzionano con teletrasporti in verticale. Quindi se noi andiamo in questa piattaforma, verremo teletrasportati verso il basso. Viceversa, se noi siamo in una piattaforma in basso con una corrispondenza verso l'altro, verso l'alto, verremo riteletrasportati verso l'alto. Quindi è molto semplice il funzionamento, anche se effettivamente può sembrare un po' confusionario. Mentre invece i teleport rossi ci portano da un'altra parte, ovvero ci portano praticamente nella sala iniziale. Quindi in base a dove noi ci andiamo a porre, arriviamo in una sala o nell'altra. Quindi in questo caso possiamo scendere. Ecco qua. E otteniamo, ragazzi, il carabiniere. Carabiniere, io ora come ora forse non posso farvelo neanche vedere, perché in realtà il carabiniere
Esatto, il carabiniere può essere equipaggiato da Steiner e finalmente Steiner potrebbe apprendere sempre Rigene, che è una di quelle abilità che ancora per Steiner mi mancava. Cosa che invece per Freya abbiamo già imparato tempo fa, però Steiner finalmente ottiene un'abilità importantissima che è quella di sempre Rigene. Quindi avremo modo poi di livellare e apprendere tutte le tecniche come giusto che sia. Qui invece ritorniamo indietro, perché adesso dobbiamo andare da un'altra parte. Questa non è l'unica via accessibile. Si può accedere anche dall'altro lato. Quindi possiamo andare da qua, vedete? Che sarebbe... questa sarebbe la vera uscita di dove noi dovremmo andare, praticamente. Infatti, come potete vedere, ci teleportiamo da questo lato. Però prima si va di qua, perché c'è un altro tesoro che dobbiamo recuperare. Che, esatto, si trova esattamente lì. Che sono degli stivali, quindi nuovo oggetto che in realtà noi dovremmo già avere, però in questo caso va benissimo così. Scendiamo ancora una volta. È molto facile questo puzzle. In realtà io quando ero più piccolo mi ricordo che ogni volta che dovevo tornare qua per me era un trauma, perché non riuscivo veramente a figurare come raggiungere tutte le zone. Mentre invece poi capendo il meccanismo è veramente una grandissima cagata questo dungeon. E qui incontriamo Mozume, che se vi ricordate bene avevamo una lettera da consegnare. Una lettera da Morocco? Che sarà mai successo, Kupo? Caro Mozume, che poi in realtà sarebbe cara, perché è femmina Mozume, però vabbè. Questa è la prima lettera inviata con il Mogunet, Kupo. Sono così entusiasta di questo sistema, Kupo, che non sto nella pelle, Morocco. Ma insomma, di che si tratta, Kupo? Esatto, loro giustamente non conoscono il... cioè, non hanno modo di poter conoscere la... il Mogunet, perché giustamente vivono dentro Pandemonium, quindi come fanno a conoscere il Mogunet? E noi gliel'abbiamo praticamente fatto conoscere. Sì, oggi si pandemonia, però per poco, perché siamo praticamente alla fine di Pandemonium, quindi siamo letteralmente alla fine del CD3 e sarà figo entrare nel CD4 e fare tante piccole cose che ci consentiranno di progredire nel nostro completismo generale del gioco, quindi tanta bella robetta. Qui inoltre si può fare un cambio membri. Cambio membri che io assolutamente voglio fare. Perché? Perché non utilizzeremo Vivi in questo caso e porterò Steiner. Poi Freya va bene e Quina va bene pure. Perché non porteremo Vivi in questo caso? Perché qua c'è una piccola, diciamo, meccanica segreta, se vogliamo dirlo. Allora, armatura Genji la possiamo togliere e mettiamo il carabiniere, così possiamo attivare finalmente sempre Rigene per il nostro Steiner, che può finalmente apprendere sempre Rigene. Qui non devi fare nulla tu, quindi va benissimo così. Non credo che tu abbia altro da apprendere qua, perché era sempre Rigene una di quelle poche tecniche. Esatto, qui sta imparando lo Yanuki, che mi va benissimo. Tanto quello che dovevi apprendere l'hai appreso. Tu qua non hai nulla da apprendere, giusto? Faccio un piccolo check. Ah, attenzione. Esatto, abbiamo occhi per occhi che dobbiamo apprendere. Quindi facciamo un piccolo check, perché ora ci sono dei boss. Quindi avendo la possibilità di affrontare dei boss, abbiamo modo anche di poter prendere qualche AP in più. E quindi imparare magari qualche cosa che ci interessa nel dettaglio. Tu hai appreso tutto. Quina è al 100%, quindi neanche la controllo, effettivamente. Ok, qua Baby Doll. Non la controllo neanche Quina, perché Quina ha già appreso tutto quello che deve apprendere. Freya è un'altra di queste. E adesso una cosa che dobbiamo fare è praticamente a togliere a tutti i personaggi sempre il Reflex. Dobbiamo necessariamente togliere a tutti i personaggi sempre Reflex. Ragazzi, è una cosa importantissima. E mettere sempre Haste e sempre Rigene. Ovviamente, perché dobbiamo togliere sempre Reflex?
dobbiamo togliere sempre il reflex per un motivo ben preciso, ovvero Kuja. Kuja, che sarà uno dei boss che andremo ad affrontare praticamente in questa sezione di gioco, è un nemico abbastanza infame. È decisamente abbastanza infame. Perché è abbastanza infame? Perché nel momento in cui il nostro party possiede sempre il reflex, o possiede il reflex in generale attivo, lui attaccherà solo ed esclusivamente con onda cosmica. Onda cosmica è uno degli attacchi più forti presenti all'interno del gioco, che ovviamente non può essere appreso, e che potrebbe fare veramente tanto tanto male. Per cui io preferisco farmi attaccare dalle magie di Kuja, curarmi qualora ci sia la necessità di curarsi, tanto con il rigene riusciamo in un qualche modo a rimanere sempre in piedi. Se volete una battaglia un po' più tosta, un po' più hardcore, potete lasciare sempre il reflex a tutti quanti i vostri membri del party. Io ovviamente non lo farò, perché non voglio complicarmi troppo la vita, anche più che altro non essendo livellato tantissimo e avendo comunque relativamente pochi HP, preferisco che Onda Cosmica non lo faccia spesso e volentieri, e preferisco appunto affrontarlo nella maniera più corretta. Inoltre mettiamo tutti in seconda fila, perché comunque Kuja, utilizzando onda cosmica, saranno danni fisici, vengono considerati come danni fisici da un lato, quindi abbiamo la possibilità di assorbirli meglio. Fatto ciò, direi di salvare, ed è per questo che non utilizzeremo Vivi in questo scontro, perché comunque Vivi, non potendo sfruttare il potere di sempre reflex, anche se lui stesso potrebbe averlo, ma preferisco di no, preferisco chiudere appunto il combattimento in questo modo. Inoltre, altra curiosità che potreste effettivamente non sapere, magari, poi magari avrete modo anche di poterlo dire, Kuja all'interno di questo combattimento, visto che andremo ad affrontare Kuja, ve lo spoilero, vi faccio un piccolo spoiler già adesso, avrà tutte le rarità degli oggetti invertite. Quindi anche se noi abbiamo mani di velluto e abbiamo cleptomane eccetera eccetera, praticamente ruberemo sempre al contrario. Quindi ruberemo sempre prima gli oggetti meno rari e poi gli oggetti più rari. Quindi ritorneremo un po' alle origini, e questo sarà un problema perché devo appunto rubare diversi oggetti ai boss che affronteremo, che saranno addirittura tre, e saranno tre boss uno dopo l'altro. Quindi avremo una sorta di boss rush alla fine del CD3, quindi bisogna prepararsi nella maniera più corretta possibile, e dopodiché, ecco, bene, affrontare un incontro casuale proprio in questo momento, che non era esattamente ciò che volevo, però va bene. E faremo pochissimi danni, tra l'altro, perché ora sono tutti in seconda fila, quindi sono addirittura fottuto da un lato, però vabbè, noi cerchiamo di attaccare il più in fretta possibile. Anche questo dovrebbe fare Berserk, ma no, Freya è andata in trance. Peccato, vabbè. Sì che tanto con Freya non ho bisogno di andare in trance, perché con Freya faremo i danni grazie ad Araldo praticamente, quindi non c'è assolutamente problema. Ciao Freya, grazie per aver sprecato la tua trance, è stato un piacere. Ah, mi ha messo tra l'altro virus. Non pensavo che gli insetti infetti potessero mettere virus, però ok. Ecco, di qua è pericoloso, vai lo stesso Kupo? Eh sì, per forza, dobbiamo andare. E qui siamo nel cuore pulsante di Pandemonium. Guarda, questo sarà il nostro osservatorio. Prima eri sconvolto dall'idea che Kuja fosse il dio della morte e che tu sarai il suo successore, ma pensaci. La nostra vita non è già come quella del dio della morte. Uccidiamo per mangiare e per vivere. Persino un figlio è capace di uccidere i propri genitori. Io sono per la vita. Tuttavia, per vivere talvolta bisogna uccidere. Accettare questa verità è doloroso. Gli esseri civilizzati non vogliono riconoscere questa loro indole. Perciò le anime di terra dormono.
per dimenticare, e presto risorgeranno in un nuovo pianeta, in una nuova dimensione. Rinasceranno in un tempo e in uno spazio in cui la vita e la morte saranno realtà superate. La nostra esistenza non conoscerà più il labile confine che le divide. Gidan, te lo chiedo ancora un'ultima volta. Chi sei? Garland, mi fai proprio pena. Io so di essere imperfetto, ma almeno ho degli amici che mi aiutano. Questo basta a dare un senso alla mia vita. Non sappiamo chi siamo, ma come disse un vecchio saggio, cogito ergo sum. Non si deve dimenticare il passato, ma trarne una lezione per il presente. La mia è una missione. Devo campà per magnà. Vabbè, qui una che, diciamo, spezza un attimo l'equilibrio della serietà che c'è all'interno del party. Perché? Perché ovviamente ogni personaggio che viene inserito nel party avrà una sua frase che dirà appunto a Garland in risposta alla domanda del tu chi sei. Quindi in questo caso avremmo avuto diverse risposte in base a quali personaggi avremmo messo all'interno del party. Quina ovviamente è quella che è, quindi ci piace anche per questo. Ah sì? Vediamo se la penserete così anche di fronte alla morte. Esatto, niente proprio di meno che uno dei draghi argentati che cavalcava Kuja, se non il drago argentato che cavalcava Kuja. Perché vi dico uno dei draghi? Perché poi vedremo. Allora, innanzitutto iniziamo a rubare. Con Quina facciamo Dragon Armor, perfetto. Facciamo una bella difesa totale. Gidan siamo velocissimi, quindi la cosa buona è che adesso abbiamo la possibilità di rubare molto più in fretta. Vai Gidan. Onda celeste, va bene. Noi questo prendiamo pochissimi danni perché, vedete, siamo equipaggiati benissimo e tra l'altro questo attacco viene considerato attacco fisico, quindi a maggior ragione siamo ancora più forti. Il nostro rigene funziona da Dio. Steiner che entra in trance. Bene, bene, anche se non ne ho bisogno, però va bene. Ok, manca l'ultimo oggetto da rubare al nostro drago. Vedete, qua il rigene lavora da Dio, perché praticamente copre istantaneamente i danni che subiamo dal drago, quindi non c'è assolutamente problema in questo caso, siamo perfettamente coperti. Infatti avere sempre rigene in questa fase di gioco è praticamente obbligatorio. Anche Quina che va in trance, madonna, tutti quanti in trance ce li ho. Peccato, mi sarebbe piaciuto con Kuja in realtà per rendere il tutto un po' più poetico, però lo accetto lo stesso. Onda cosmica, quindi non c'è problema. Vedete, prendiamo pochissimi danni da questo attacco e il rigene fa il resto, quindi abbiamo una buona, abbiamo la possibilità di essere veramente al top praticamente. Gli facciamo una difesa totale giusto per il meme, anche se non ne abbiamo bisogno effettivamente. Oh, Kaiser Nankle, perfetto. E da questo momento possiamo iniziare a disintegrare il nostro drago. Hanno tutti tre oggetti. Sia il drago, sia Kuja che Garland possiedono tutti e tre oggetti che dobbiamo rubare. Quindi una volta rubati praticamente tutti gli oggetti possiamo continuare a picchiare. E adesso vi faccio vedere appunto nel dettaglio che appunto non possiede più niente, vedete? E quindi possiamo attaccare e possiamo distruggerlo. Ormai facciamo 9999 fissi praticamente con tutti i personaggi, per cui siamo a un livello decisamente superiore. E qui abbiamo eliminato il primo boss. Tra l'altro sentite la musica che non cambia, rimane la stessa.
Non abbiamo una musica di boss fight. Un'ultima cosa, Garland. Dove diavolo vuoi arrivare? Te l'ho già detto. Voglio solo la rinascita di Terra. Non ci credo. Questo è il desiderio della gente di Terra. Perché anche tu non dormi come gli altri, invece che star qui ad aspettare quel momento? Perché io sono stato creato per essere amministratore. La mia funzione è scandire il tempo in questo mondo senza vita e senza morte. E in quanto essere immortale devo svolgerla per l'eternità. E qui cambia la musica e finalmente si fa sul serio. Affrontiamo direttamente Garland. Guardate che figo. Mamma mia, quanto mi piace Garland. C'è un piccolo problema però. C'è un... ecco, stop che ovviamente dobbiamo curare, perché se vi ricordate io ho messo... ho tolto il sempre reflex, quindi levando il sempre reflex ritorniamo deboli alle magie. Ma c'è una peculiarità di Garland. Garland, nonostante sia così forte, sia l'essere immortale, sia praticamente tutto quello che volete, è debole al metodo della tenda. Quindi possiamo utilizzare la tenda su Garland. Sì, è un po' una delusione, ma Garland è debole alla tenda. Quindi se entrano... esatto, adesso che gli sono entrati praticamente blind e mutismo, non può fare più un cazzo. È letteralmente alla nostra mercé. Sì, purtroppo, sì, purtroppo Garland può fare adesso soltanto onda magnetica e basta, non può fare praticamente altri attacchi. Lo abbiamo praticamente annullato totalmente. Ho fatto tutte le DeFi 2. Oh, brava Sakino. Anche se sei scarsa, però brava Sakino. No, sto scherzando. Sì, sì. Allora, abbiamo rubato il primo oggetto. Ok, anche il Ninja Fuku ce lo siamo portati a casa. Manca l'ultimo oggetto adesso. Ovviamente i danni che subiamo da Garland sono proprio zero. Abbiamo sempre Rigene che ci copre tranquillamente, quindi non c'è problema. Lui può fare soltanto questi attacchi che sono scarsissimi, quindi ce la possiamo prendere con calma. E... no, cambio. Cazzo, ho sbagliato. Ho fatto cambio. Ho fatto cambio con Quina e non dovevo fare cambio con Quina. Vabbè, la sistemeremo. Calla. La rimetteremo di nuovo dietro. Qui diamo un Ether a Steiner. Ecco, tu fai cambio. Tu ruba. Mi bulla che so... no, sto scherzando. Fai il paragone con Selfie che OP. Eccoci qua, perfetto. Easy. Mi mancava effettivamente anche il paragone con Selfie, giustamente. Dai, Garland, mi devi dare soltanto l'ultimo oggetto. Dopodiché... ti prego, Garland, su. Tanto sei un pippone. Lo sappiamo che sei un pippone, quindi... quindi va bene così. Oh, mantello nero. A posto. Possiamo cominciare a seccare tutti. Cioè, possiamo cominciare a seccare... il piccolo Garland, come se non ci fosse un domani. L'attacco insegnato dalla sua amata, giusto? Come ha detto Ale. Shock! Che devo dire? Dai, su. Boom, un altro bel 9999. Non possiede più niente, quindi siamo perfettamente a regime. Vediamo adesso quanto toglie refurtiva, perché dovrebbe togliere un po' di più, ma devo livellarla ancora refurtiva. Spam! 8694 danni. E ora con Araldo dovremmo riuscire a buttarlo giù. Dovrebbe essere l'ultimo attacco questo. Uoppelala. Eccoci qua.
No, ancora vivo sei? Incredibile. Pensavo fossi già morto. Ah, ecco, sei morto adesso. Col mutismo e blind nel frattempo ancora. Eh sì, questa è la parte più pesante del gioco. Come, proprio come mood, come discorsi, come tutto è la parte più pesante. Sei forte. Arrenditi, Garland. Eh? Che succede? Tutto calcolato. Che ridicolo. Se il potere di controllo sull'Invincible e sulle potenti anime assorbito sarà mio, potrò affrontare Garland senza timore. È stato così facile arrivare fin qui, ora che quel vecchio è intrattenuto dal suo genoma. Invincible sarà mio. E per quanto riguarda Garland? Povero vecchio, vittima della sua stessa creazione. Non è successo tutto per puro caso. Questo è solo opera del destino. Questo pianeta mi ha scelto ed io sarò il suo signore. Arrivo subito, manca solo il tocco finale. Guardate come sculetta tra l'altro Kuja. Poffete. Eccoci. Vi amo con tutto il cuore. Avete appena sciolto il sigillo di Terra e abbattuto la barriera innalzata da Garland. Gidan, sei un genoma in gamba, degno di rispetto. Kuja, che sei venuto a fare? E questo è il modo di salutare? Hai dimenticato che siamo fratelli? Ecco, qua io ho sempre avuto una sorta di immagine con Solid e Liquid Snake che si vedono per la prima volta, no? Cioè che si vedono alla prima volta, no? Però tipo che si vedono alla fine del gioco, no? È così fratellino? Tipo una roba del genere, o sei proprio molto mood Metal Gear Solid. Taci, non ricordo di averti mai chiamato così. Che paura. Garland, ti sei ripreso? Vuoi usare Gidan a terra? Si può sapere che trami? Niente, figurati. Per farti un favore, eliminerò questo verme. È arrivato il tuo momento. Dormirai con le anime di Terra. Per l'eternità. Esatto, ragazzi. Terzo boss di seguito. Kuja. Come vi ho detto prima, Kuja, importante levare sempre il reflex da tutti. Altrimenti continuerà ad attaccare sempre con onda cosmica ed è una grandissima rottura di coglioni. Quindi preferisco che mi attacchi con Antima e con tutte le robe che fa lui. Ecco, tu invece fai... Vabbè, sì, ma rigenera già ce l'ho. Carabiniere, ottimo, culo. Volevo fare in realtà, pensavo fosse Quina, volevo fare difesa totale. E ho sbagliato, invece vabbè, sti cazzi. Vedete, lui utilizza comunque magie anche abbastanza deboli, per cui... È molto forte in realtà nei suoi attacchi magici. Che comunque mi ha tolto 1003 nonostante tutto. Mi ha tolto un bel po'. Però non sono danni incredibili, ecco. Rispetto a onda cosmica che può levare anche 2-3000 danni a botta. Quindi può essere anche abbastanza fastidioso. Mancato con Antima. Ok, l'ultimo oggetto mi serve. Non hai rubato niente. La boss fight con Kuja senza reflex è assolutamente più facile. Non c'è paragone. Oh, giacca pica pica. Perfetto. Minchia, mi è andata di lusso. Ecco, Gidan che entra. Che bello Gidan che mi entra in trance contro Kuja. Proprio poetico.
VOOM 9999, che Hero Shot ovviamente ancora non arriverà a quei livelli, sarà sui 3000. Ah no, 4400, ok, non male, non male. Esatto, non come una certa Beatrix maledetta. Boom, un altro 9999 sul grugno. Duemila addirittura danni. Ecco il potere della trance. 9999. E ancora in piedi, eh. E qui ci muore, perché qua ci muore. Aspettavo questo momento. Ebbene sì, fa la sua apparizione Trance Kuja. Certo, anche lui può entrare in trance. Vi mostrerò il potere della trance. Ah ah ah. Esatto. Conoscerete la vera forza. Ultima. Madonna che bella. Peccato che non si può apprendere. Tutti morti. Così. A caso. Tutti morti. Easy. E proprio questo è il potere a cui aspiravo. L'esplosione del potere delle anime. La repulsione verso ciò che intende distruggere la vita. Cosa vuoi dire? Parlo della trance. Dovresti sapere bene di che si tratta. Ma non è solo questo. La vostra forza vitale non è poi molto diversa da quella di un inutile scarabuti. Capigli qual è il potere della trance guardando il Moguri nel vulcano Gulgu. Datemi la vostra forza e quelle delle anime immortali. Dove ve ne siete impossessati? Sull'Invincible? Quello che chiamate il grande occhio che fluttua nel cielo? Con quella nave assorbì anime a Madain Sari, a Ifa e ad Alexandria. Proprio mentre controllavo Bahamut ad Ifa, l'Invincible assorbì un'anima potentissima. Indovinate a chi apparteneva? Eh? L'anima della regina, della madre della principessa Garnet. Salito sull'Invincible, ricevetti il benvenuto dalle anime là rinchiuse. Preferirono seguire me, piuttosto che essere prigioniere di Garland. Garland, anche tu hai finito di soffrire per Terra. D'ora in poi controllerò io Gaia e Terra. Avranno lo stesso trattamento. La forza di cui ti sei impossessato sarà inutile. Non ti vergogni? Accetta degnamente la tua fine. Pa! Ha! Che pena! Che pena mi fai! Quali sono le tue ultime parole? Te lo ripeto. È tutto inutile. Pa! Ah! E ora tocca a voi. Vi ho riservato una morte dolce per ringraziarvi di ciò che avete fatto per me. Oppure preferite che vi uccida spietatamente? O che ne dite di diventare i pilastri del mio regno eterno? Nella sala del mio castello ci sono 8 pilastri. Murerò ciascuno di voi in uno di questi. Non è un'idea formidabile? Cosa vuoi fare? Non ti permetterò di creare un regno eterno. Ma questa è la voce di Garland. Non sei ancora morto? Pensi che possa lasciarti vivere inadatto come sei ad essere recipiente di anima? Che vuoi dire? Pensavo di lasciarti vivere finché Gidan non fosse stato abbastanza forte per diventare tuo successore. Ma è pericoloso lasciarti un'anima troppo a lungo, quindi... Che vuoi dire? Gli ho posto un limite. Ormai ti manca poco. Se muoio io, anche tu morirai, senza lasciare tracce su questo mondo. Ecco qua. Pah, sei solo un misero perdente. Vuoi dire che la mia anima si esaurirà? Rispondi, vuoi prenderti gioco di me? Vuoi farmi perdere le speranze? Colpaccio questo di Garland, eh? Rispondi, Garland!
tu sei il dio della morte, ma sei stato creato per un periodo limitato. Questa è la tua funzione, Kuja. La mia funzione? Non sarei dunque immortale? Stupidaggini. Vuoi dire che ora ho il, che ho il potere per non essere sconfitto da nessuno non mi resta più molto? Vuoi dire che morirò? Che perderò quest'anima? Ecco, qui parte il delirio di onnipotenza. Qua c'è una grandissima similitudine con Sephiroth. Solo che Sephiroth è impazzito per un motivo, Kuja impazzisce per un altro. Proprio completamente, completamente impazzito anche Kuja. Ridi pure, Gidan. Mi aspetta la stessa sorte di quei maghi neri dalla breve vita. Io che ho portato il caos a Gaia, non varrei neanche un minuto... Non varrei neanche quanto un misero verme, bensì quanto un ridicolo pupazzo. Kuja. Bene. È il momento di impazzire. Kuja. Non posso accettarlo. Non permetterò che il mondo continui ad esistere senza di me. Eccoci qua. Perfetto. Guardate anche lo sguardo freddo. Lo sguardo freddo di Kuja. Proprio ha perso praticamente ogni scintilla di vita. È proprio spento. E sta letteralmente distruggendo tutto. Ovviamente. Perfetto. Easy. Distruggerà tutto? Gidan, usciamo subito di qui. Kuja distruggerà anche, anche questa torre con Tera. Come faremo? Devo portar via anche i feriti. Rubiamo l'Invincible a Kuja. Dovrebbe essere qua sotto. Sì, forse è meglio. Andate tutti lì. Io vado ad aiutare i Genoma. Loro non c'entrano, poverini. Non me la sento di abbandonarli. Vengo con te. Garnet, non mi puoi lasciare di nuovo. Voglio aiutarti anch'io. Voglio starti vicina. Non dirmi di no. Ok, torniamo indietro con l'aeropropulsore che c'è al di là della torre. Noi torniamo a Bramble e voi altri mettete in moto l'Invincible. Ok, e quindi possiamo andare. Na 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 na. Ecco qua. Vedete, lì sotto c'è l'Invincible. Parcheggiato da Kuja, ovviamente. E questo sarebbe l'aeropropulsore? Con questo potremmo tornare all'entrata di Bramble. Oh, Fifone. Aspetta. Sono solo degli occhi. Dai, andiamo. Solo degli occhi? Sei diventata anche troppo audace. Giusto, no. Senti, Garnet. Che c'è? Prima... E si guarda attorno, tipo. Insomma, parla. Non ci riesco, mi sento osservato. Dai, sbrigati, altrimenti non possiamo andare avanti. Prima hai detto che volevi aiutarmi perché volevi stare con me. Beh, sono felice. È la prima volta che qualcuno mi dice una cosa del genere. Gidan, volevo dirti solo... E poi il dialogo interrotto, ma appare il grazie che rimane così nell'aria, no? Ok. E qui adesso comandiamo gli altri, o per meglio dire c'è la sequenza. Presto, sta per crollare tutto. Amaranth con la sua calma, ovviamente, gliene frega un cazzo a quello. Proprio da dove di un Ichikyovi ci scidica. Lo sapevo, ma anche a terra c'è stata magna. Ma quell'occhio là non è un ovetto all'occhio di bue? Quina, che fai? Muoviti o ti lasciamo qui. Pure stavolta a bocca asciutta.
Fin qui tutto a posto. Facciamo scappare subito tutti i Genoma. Bene, andiamo a prendere i Genoma. I Genoma. Piccolo. Giustamente. È meglio dividerci, così li possiamo guidare tutti quanti. Va bene, tu vai di là, ci ritroviamo all'Invincible. E iniziano a spiegare: ragazzi, dovete salire, dovete andare. Finalmente siamo riusciti ad entrare dentro. Ma è enorme. Credo che il ponte sia da questa parte. Aspetta, dov'è Quino? Uffa, quella ciccione è di nuovo in ritardo. Quino è arrivato da un'altra parte. Eccomi, ce l'ho fatta di pigliarvi. Che fissa sto coso propulsore. Mi ha dato una spinta da sotto da paura. Perché spinge dal basso verso l'alto? Ne parliamo dopo. Ora dobbiamo subito mettere in moto questo coso. Ovviamente oserei dire anche. E qui, eccoci qua. Che fai qui? È pericoloso. Fra poco verrà di tutto distrutto. E dove dovrei scappare? Sono solo un recipiente. Ancora con questa storia. Pensi davvero di essere solo un recipiente? Veramente no. Ho avuto da Garland il potere per diventare successore tuo e di Kuja. Ma sia Garland che Terra stanno per sparire. Perché dunque io dovrei continuare a vivere? Mi chiedo anch'io la stessa cosa. Mi capisci? No, ma forse bisogna continuare a vivere per capire perché viviamo. È dura, ma siamo tutti nella stessa barca. Senti, come ti chiami? Eh? Come ti chiami? Sei stata fatta per sostituire me e Kuja, avrei sicuramente un nome. Mi chiamo Mikoto. Mikoto? Bel nome. D'ora in poi ti chiameremo tutti così. Un giorno capirai perché vivi. Non sarà facile, ma in fondo sei tu a decidere chi e che cosa sei. Andiamo, Mikoto, ti troveremo una nuova casa. Garnet e Gidan? Aspettiamolo, sta cercando un Genoma. Eccoci. Meno male. Scusate per il ritardo, ci siamo tutti? Sì, presto, salite, prima che questo luogo sparisca. Via. Ebbene sì, adesso abbiamo ufficialmente il controllo dell'Invincible. Mamma mia che figo. L'abbiamo scampata. Io non sarei così ottimista. Siamo fuggiti da Terra, ma cosa Freya? C'è qualche problema? Ecco, parlavo proprio poco fa con Amaranth e dicevamo che anche se Terra è stata distrutta non è finito tutto. Ti riferisci a Kuja? Credi che sarà soddisfatto di aver distrutto solo Terra? Io penso che per quanto potente possa essere, il suo corpo non può essere sopravvissuto al cataclisma. Gidan, quale sarà la sua prossima mossa? Credo che lo sappiamo tutti. Distruggerà Gaia. Cosa possiamo fare? L'unica cosa che mi viene in mente sono le parole di Garland. Il punto di comunicazione fra Terra e Gaia. L'albero avvolto dalla luce del pianeta. L'albero che separa le anime. E l'albero... Sì... È l'albero di Ifa. Acciderbolina! Per tutti i cavalieri, è una cosa terribile. Si può sapere che succede? Venite sul ponte, lo vedete con i vostri occhi. E qui è dove si chiude ufficialmente il CD3. Beh, allora è solo un po' nuvolo. Non sono nuvole. Ma sì, stiamo volando ad alta quota, per questo ci sono le nubi. Se volete ci abbassiamo un po'. Non è perché vogliamo alti, è così ovunque. Cosa diavolo sarà? È nebbia. E ritorna la musica dell'albero di Ifa, tra l'altro. Quella che ricopre il continente della nebbia
è quella che hanno usato per fare i maghi neri. Sì, è nebbia. Copre tutta Gaia. Che diavolo succede? Cosa sta tramando quel maledetto di Kuja? Ed è esattamente con questa frase che termina il CD3. Welcome to CD4. Siamo pronti per cominciare adesso col CD4. Tante robe e soprattutto siamo ufficialmente ritornati a dove ci siamo separati l'anno scorso, praticamente, quando avevamo in progetto di fare la perfect run di Final Fantasy 9 e poi ho avuto praticamente tutti i problemi col PC che mi hanno causato la perdita dei dati, la perdita di tutto, e quindi siamo ufficialmente ritornati. Grazie tante per averli accolti tutti nel villaggio. Figurati, anzi siamo noi che dobbiamo ringraziare te. No, io non ho fatto niente. Allora arrivederci. Sono sicuro che riuscirete a vivere tutti insieme in armonia. Esatto, i Genoma sono stati portati praticamente nel villaggio dei Maghi Neri. Bravo Vivi. Anche tu sei d'accordo? È stata un'idea di Vivi? Esatto. I Genoma hanno deciso che questo villaggio sarà la loro nuova terra. Per noi va bene. Sono gente tranquilla e di buon cuore. Diventeremo grandi amici. Non ho dubbi in proposito. E poi, vivere con i Genoma vi preparerà ad una possibile convivenza con gli umani. Ma allora ci capisci veramente? Questo non lo so, ma ultimamente ho cercato di immedesimarmi in loro e di capire anche le vostre preoccupazioni. Stai tranquillo, ci penseremo noi ai Genoma. Sono comprensibili come voi, non avremo problemi. Grazie. Qua c'è anche un piccolo messaggio, no, di inclusione per quanto riguarda anche le diversità, no? Piccolo messaggio che è molto attuale, tra l'altro. Il fatto di poter far vivere due razze diverse, chiamiamole così, o comunque due razze, chiamiamole razze perché fondamentalmente sono due razze diverse che però unendosi riescono ad andare d'accordo e consentono comunque di imparare l'una dall'altra, no? Chi è questo mostriciattolo? Non è un mostriciattolo, è un ciocobo. Si chiama Bobby Cowell. Allora avete deciso il nome? Eh sì, non lo trovi carino? Sì, anche se forse è un po' lungo. Eh? Bobby Cowell ti trova simpatica. Morde? Ma no, è appena nato. Su, accarezzalo. Eh? Via. Ehi, Bobby Cowell. Non c'è dubbio, Bobby Cowell ha un debole per quella ragazzina. Non vorrei essere ripetitiva, ma secondo me il nome è un po' troppo lungo. Esatto, nome un po' troppo lungo. Ciao ragazzi, buonasera a chi si sta aggiungendo. A cosa servono tutti questi oggetti? Li metto in mostra così i clienti possono scegliere meglio. Cosa sono i clienti? Sono quelli che hanno i soldi e li spendono nelle botteghe. Che cosa sono i soldi? I soldi sono... Non fa niente se non sa che so i sordi. Al mondo ci stanno cose più importanti, come per esempio la distinzione fra le cose che si mangiano e le cose che non si possono mangiare. Mago nero senza parole. Completamente impazzito, scioccato. Quest'acqua non si ferma? Eh? Veramente l'acqua scorre. L'acqua di Brambal si muove, ma non scorre. Aspetta il momento. Tu dici? Secondo me scorre come il tempo. A Gaia scorrono sia l'acqua che il tempo? Se la stanno cavando abbastanza bene, no? A me sembrano dei pupazzi che giocano con le bambole. L'importante è che non litighino. Ai Genoma è stato rubato il tempo per accumulare le esperienze e maturare. Sarà possibile restituirglielo? Non lo so. Non è così semplice come sembra, ma noi abbiamo fatto il possibile. E cosa avremo risolto? Forse abbiamo evitato che vengano derubati una seconda volta del loro tempo. Principessa, che c'è? La nebbia che avvolge questo mondo è prodotta ad Ifa, da Kuja. Sarebbe meglio parlarne col Granduca Sid prima dell'ultimo combattimento. Dopo Terra, Kuja vorrà distruggere anche Gaia. Ma se riferiamo tutto a Sid, getteremo l'Imblum nel panico. Ricomparsa la nebbia, la gente sarà impaurita. Se il Granduca non li difende... Capisco. Non abbiamo alternative. Combatteremo questa battaglia da soli.
Perciò, anche se torniamo a Lindblom per prepararci alla battaglia, non dobbiamo dire niente al Granduca. Siete pronti? Sì, andiamo. Non potrete vincere. Avete visto quanto è forte Kuja? Potrebbe distruggere il mondo intero da solo. Non avete alcuna possibilità di sopravvivere. Vi ucciderà. Ha ragione lei. Ah, vedo che andate già d'accordo. Lei è Mikoto. Per me è come una sorellina. Eh? Mikoto, ascolta tuo fratello maggiore. Tu stai qui e fai la brava. Stupido. Ecco, il classico, classico riferimento anime. Baka! Tipo una roba del genere, no? Se la dovessimo tradurre in stile anime. Baka! Gliela faremo vedere noi chi è il verme. Come si diceva ai miei tempi, audaces fortuna juvat. Eh già, caro Steiner, sei proprio un cavaliere d'altri tempi. Su, andiamo all'albero di Ifa. Kuja ha finito di fare il prepotente. Esatto, ora come ora siamo praticamente in stasi. Però ci sono diverse cose che dobbiamo fare. Quindi in realtà Garnet la togliamo dai coglioni per il momento. Rimettiamo Quina e anche la nostra amatissima Freccia. Quindi ritorniamo con il party originale. E ragazzi, siamo a bordo dell'Invincible. Siamo a bordo dell'Invincible. Niente proprio di meno che l'Invincible. Guardate quanto cazzo è veloce rispetto al vecchio Hildegard, no? Guardate quanto è veloce. Allora, come prima cosa, una volta preso l'Invincible, usiamo l'erba Ghisal, in realtà, perché innanzitutto riattiviamo le abilità dei nostri amicici. Io in realtà avrei anche Anti-Chaos per il momento e farei, esatto, un misto di sempre Reflex, sempre Haste, sempre Regen ancora per te presto. Esatto, iniziamo a fare il setup con sempre Reflex, sempre Haste e sempre Rigene dove possiamo. Perché tanto la resurrezione di Provvidenza la possiamo avere anche in altri metodi, quindi per il momento mi vanno bene questo triplo setup. Abbiamo ancora altre tecniche da apprendere, eccetera, eccetera. Va bene, però questo lo farò poi per conto mio quando farmerò. La prima cosa da fare, anche se può sembrare strano, perché in realtà può sembrare strano, è tornare al villaggio dei Maghi Neri. Perché tornare al villaggio dei Maghi Neri? Il villaggio dei Maghi Neri, durante il quarto CD, perché adesso siamo praticamente nel quarto CD, si è aggiornato. E infatti, come potete notare, io nel frattempo controllo che tutto sia in ordine, perché poi va a finire che ogni volta ho problemi e non me ne rendo neanche conto. Ecco qua. Praticamente i negozi dei Maghi Neri si sono aggiornati. Perché essendo adesso al CD4 non è più tutto come prima, è cambiato. E dato che noi non potremo accedere a tantissime città, perché adesso da questo momento in poi tutti gli ingressi delle città più grosse sono addirittura preclusi, potremo atterrare soltanto in piccoli villaggi e soltanto in piccoli posti chiave per andare avanti o con il gioco o con le side quest che ci siamo portati fino al CD4, perché alcune side quest purtroppo, se non le avete fatte negli altri CD, non potrete rifarle più. Però tutte le side quest che si devono fare all'interno dei CD si potranno comunque continuare, come ad esempio la side quest di Choco. Perché se vi ricordate, il nostro Chocobo deve ancora completare la sua side quest e noi la completeremo. Quindi, come prima cosa, andiamo al negozio di oggetti. Buongiorno, che adesso è diventato un negozio anche di armi ed equipaggiamenti. Infatti, come potete vedere, ci sono già equipaggiamenti che noi non possediamo. Quindi iniziamo a comprare tutto. La papalina, che è addirittura l'oggetto che abbiamo ottenuto poco fa. Mantello nero, che lo abbiamo appena rubato, ma come potete vedere è già sbloccabile praticamente in questa zona. Quindi è già sbloccabile dai Maghi Neri.
e dopodiché torniamo indietro. Torniamo indietro perché anche la forgia in questo caso è diversa. No. Benvenuti all'officina Gatto Nero. Eccoci qua. Come potete vedere ci saranno altre armi che possiamo realizzare, come la Masamune addirittura. Una nuova arma per Gidan. Spada proveniente da terre lontane, possiede l'effetto addizionale status sentenza. Peccato che sinergia non funzioni, ma noi la craftiamo comunque. Poi abbiamo i Dual Claw, che ancora non abbiamo, quindi anche questi li prendiamo. La San Racchetta, anche questa la prendiamo. La Fascia di Eolo, quanti ne posso fare? 3? E allora ne facciamo 2 per ora. I Gauntlet, ne abbiamo già uno, però ne facciamo un altro, va benissimo. Cappello d'oro, queste sono tutte cose che non abbiamo, quindi ne facciamo 4. Tiara magica, che già ce l'abbiamo, quindi in realtà io per il momento l'anello di Rosetta non lo vorrei perdere, in realtà, quindi... Grandelmo, che qua perdiamo il cinturone, ma potremo rifarlo il cinturone, quindi non c'è problema. Baby Doll, che noi già ce l'abbiamo, però... preferisco... vabbè sì, lo possiamo fare, dai. Questi ce ne abbiamo tanti, quindi va bene. Corpetto lo facciamo anche. Giacca pica pica, che l'abbiamo appena rubata. Una l'abbiamo appena rubata e l'altra invece la possediamo a parte, quindi non c'è bisogno di craftarle. La gran corazza, che per... mi fa perdere addirittura la Mithril Sword, però ci sta. Poi galosce ce l'abbiamo, sciarpa gialla, marsupio ce l'abbiamo, imunboot, foulard che già ce l'abbiamo, pantofole, anello di Rosetta, e poi tutte le altre gemme che possiamo craftare, così come le potevamo craftare anche in un'altra città che raggiungeremo adesso, ovvero Dagherreo, perché anche a Dagherreo... ah, a proposito, qui c'è anche un'altra piccola scenetta che possiamo vedere, se non sbaglio, la locanda. Esatto, perché qua... no, dove vai Gidan? La musica si trasmette ovunque a Gaia, come a Terra. Ah, però non mi appare, perché qui gli devo portare praticamente... gli devo portare un oggetto, se non mi ricordo male, che era il... non mi ricordo qual era. Qua c'era comunque un riferimento, non è ovviamente una cosa da fare per forza. Perché tanto credo di poterlo fare comunque. C'era la possibilità di ascoltare praticamente una host remixata di Final Fantasy 3, che appunto si riferiva al discorso che veniva fatto dal Mago Nero. Era una piccola citazione, una piccola roba che non so se ve la posso fare vedere, ma penso di sì, solo che devo fare altre robe prima. Quindi prendiamo il nostro Invincible ed entriamo all'interno dell'Invincible, perché se vi ricordate dentro l'Invincible c'era un forziere, c'era questo forziere che contiene Fishes, che non è un modo volgare di dire pisciarsi addosso, ma è praticamente l'ultima stellazio, ovvero la 12ª stellazio, ovvero i pesci. Quindi non pensate male quando leggete Fishes, perché non è nulla di male, è semplicemente appunto i pesci, che ci serviranno per dopo. Prima di fare ciò, no, dov'era? Ecco, andiamo a Dagherreo. Quindi usiamo il nostro bel pilota automatico, che ci porta a Dagherreo, perché anche a Dagherreo possiamo acquistare degli oggetti particolari e possiamo acquistare anche tanto altro equipaggiamento nuovo e possiamo craftare anche dell'equipaggiamento nuovo, perché appunto il gioco si è aggiornato al CD4, quindi adesso abbiamo uno shop diverso e un'officina diversa. Quindi posiamoci qui davanti e andiamo ad Dagherreo. Quindi andiamo da questo lato, superiamo qui il cacciatore, saliamo e il nostro amico della bottega
E voilà, anche l'armeria diventa intellettuale. Guarda quante armi fatte col cervello. Vedete, per farvi capire che praticamente abbiamo un nuovo shop. Quindi possiamo recuperare l'Oricalcon, la Defender, l'ultima Sword, che ancora non la potevamo prendere, Holy Lance, Avenger, Kaiser Knuckle, questi li prendiamo, anche se noi li abbiamo praticamente avuti da poco, Mitri Racchetta, Forchetta, Bistro Forchetta, Rising Sun, Magi Bracciale, Bracciale di Ego, Power Wist, questi qua sono nuovi, quindi si prendono, Guanti Protex, Guanti Aegis, che si possono avere soltanto per Steiner, quindi ne prendiamo soltanto due, Cappello Magico, Tiara di Lamia, Forcina Dorata, questo abbiamo tutto, Elmo Kaiser, questo non ce l'abbiamo, il Ninja Fuku, che l'abbiamo appena rubato da Garland, se vi ricordate, il Carabiniere, che è l'armatura che abbiamo appena preso sia da Kuja che all'interno di dell'Isola Splendendo, comunque in questo caso di Pandemonium, Dragon Armor, che questa ancora l'abbiamo presa praticamente dal drago argentato, ma ne prendiamo una in più e per il momento va bene così. Usciamo e qui parliamo con il vecchietto. Mi sembri un giovane che viaggia per il mondo. Se ti capitasse di trovare il dito magico, me lo porteresti? Per ringraziarti vorrei esaudire un tuo desiderio. E qui abbiamo attivato un'altra side quest, proprio perché, se vi ricordate, vi dissi che ci sono le side quest del CD4 che si potranno fare all'interno del CD4 e tutte le altre side quest che ci siamo portati dietro che potremo comunque continuare a fare. Questa è da Guerreo, la città dell'acqua e della conoscenza. Qui si fabbricano cose inaudite. Lo puoi dire forte, perché qua ci sono tutte armi e tutte cose che abbiamo praticamente contati. Abbiamo letteralmente oggetti contati, vedete? Ne abbiamo 1, 2, 2, 1, 0. Vedete, qua si può recuperare il cinturone che avevamo perso poco fa, quindi lo recuperiamo. L'anello reflex, fermaglio, questi già ce li abbiamo, zoccoli, cintura nera, perle rosse, questi non mi servono perché già ce li abbiamo tutti, e poi qua ci sono le pietre e le manette che ovviamente non ci interessano, quindi possiamo riscendere. E adesso che abbiamo sbloccato la quest del dito magico e anche recuperato l'ultima stellazio, la prossima destinazione è Toleno. Solo che prima dobbiamo fare una capatina. E uno potrebbe dire, ma dove devi fare la capatina? Beh, la capatina dobbiamo farla niente. Madonna quanto è veloce l'Invincible, non me lo ricordavo così veloce. Dobbiamo fare una capatina Dobbiamo fare una capatina al Muguri della caverna della grotta di Ghizamaluk. Perché non solo è nato il terzo Mogurino, come potete vedere, è nato il terzo Mogurino, ma noi abbiamo dei semi di Kupo. Quindi li possiamo consegnare. Blusa hawaiana addirittura. Figata la blusa hawaiana. Sì, ma ora spostati, vero? Ok. Fuori no! Tranquillo, non ti preoccupare, mai. A questo livello non abbiamo problema. Ok, e adesso possiamo andare a Toleno per completare appunto non solo la side quest degli Stellazio, perché adesso inizieremo piano piano a concludere le varie side quest, tra le quali ovviamente, benissimo, proprio appena sceso, incontro casuale, giusto per non farci mancare nulla, che poi poverini questi mi attaccano ora senza sapere a cosa vanno incontro. Mi dispiace un po' per voi, sinceramente, però va bene. Ah, tra l'altro sono tutti in seconda fila, quindi fanno un po' meno danno, però vabbè, ci sta. Ah, devo cambiare anche l'arma Gidan, in realtà. Ok, abbiamo preso occhi per occhi. Quindi facciamo schema, questi li mettiamo avanti. Cambiamo anche gli equipaggiamenti, perché abbiamo degli equipaggiamenti nuovi. Quindi con Gidan abbiamo la Masamune, che come potete notare sembra essere un po' più forte, ma noi avendo comunque l'Oricalcon siamo decisamente migliori in questo caso. Poi qui ancora stai prendendo occhi per occhi, però comunque la Masamune era un'arma che dobbiamo fare per il completismo.
insegna sacrificio, che noi abbiamo già imparato, ma è un'arma che dobbiamo avere nell'inventario per essere appunto completisti, se vogliamo avere tutto. Poi qui non abbiamo nulla, va bene. Poi qui non c'era, ecco, c'era il ninja Fuku che mi insegna occhi per occhi, quindi lo apprendo da qua, occhi per occhi. E qui dall'astro cappello invece cosa possiamo mettere? Attenzione, ah no, occhi per occhi pure. Qui potrei aumentare addirittura col passamontagna tutte le stats, quindi assolutamente buono. E poi qui credo di non avere più nulla da apprendere. Ok, cosa ti mancava a te come abilità? Credo che adesso anche tu sei al 100%. Esatto, anche Gidan, come potete vedere, finalmente, grazie a Occhi per Occhi, è al 100% delle abilità. Quindi un altro personaggio completo. Vivi, ramo stregato, astro cappello, hai qualcosa da imparare? Specchia magie, però specchia magie tu lo stavi imparando? No, non lo stavi imparando, ok. E allora metti specchia magie. Qui va bene. Poi qui avevi altro? No. Ok, credo che anche Vivi, se non siamo già al 100% quasi, perché anche lui dovrebbe essere messo bene in realtà. Sì, anche Vivi è al 100%, quindi un altro personaggio di abilità passive completo. Poi, ecco, tu hai il grandelmo, che però ti aumenta un po'... Ecco, mettiamo questo. Qui la fondina veneta. Occhi per occhi tu l'hai appreso. Qui c'è... super salto, ovviamente, perché il Dragon Armor giustamente insegna l'abilità maestra di Freya, ovvero il gran salto, che è un'evoluzione praticamente del salto, in poche parole. Allora, qui abbiamo un bel fiocco che ti posso dare. Poi tu non hai nulla da imparare sicuro, perché tu già sei completa. Freya dovrebbe essere completa pure a questo punto del gioco. Yes, quindi anche tu sei completa e quindi è completa. Quindi abbiamo già praticamente un party tutto completo di abilità attive e di abilità passive. Le abilità attive, Gidan è completo. Vivi gli manca soltanto una cosa che arriverà a breve, quindi non vi preoccupate. Freya è completa anche nelle abilità attive e Quina l'abbiamo già completata praticamente la scorsa volta. Quindi finalmente stiamo iniziando ad avere uno specchio completo di tutti i personaggi, tutte le abilità e tutte le cose che giustamente vanno apprese durante tutto il gioco. Perché siamo a Toleno? Siamo a Toleno per un paio di motivi. Il primo è innanzitutto l'asta, perché appunto all'asta troveremo il famosissimo dito magico. Ma cosa più importante, si è aggiornato il negozio e quindi di conseguenza c'è una nuova bestia che dobbiamo battere, e per cui ci mandiamo Gidan, così giusto per andare avanti. Tra l'altro la bestia che andiamo ad affrontare è una bestia iconica dei Final Fantasy, penso che già l'abbiate riconosciuto, ovvero il Behemoth. Guardate quanti danni mi ha fatto con un attacco. Mi ha fatto un bel po' di danno, però noi adesso attacchiamo con la nostra velocità. Spero di non creparci in realtà, perché potrei effettivamente creparci se mi fa un'altra botta. Ok, siamo crepati. Mi ha disintegrato. Ottimo. Non mi ricordavo facesse tutti questi danni. Per cui noi adesso imparata la lezione. Credevo fosse un po' più debole in realtà. Imparata la lezione, facciamo la vecchia strategia. Facciamo la vecchia strategia del buon samaritano. Ce ne sarebbe anche un'altra strategia in realtà, che è molto più efficace probabilmente, che potrei anche farvi vedere, giusto per farvi vedere in realtà.
Allora, vediamo se mi sconfigge anche Freya. Se mi sconfigge anche Freya, faccio il metodo giappino, come si suol dire. Vi faccio vedere il metodo giappino, che è anche abbastanza figo in realtà. Vedete, con un 9999 non c'è morto addirittura. Eccala, singhiozzo. Noi andiamo giù di Araldo. Preso uno contro uno, il Behemoth è molto infame. Un altro 9999 e non è morto. Eccolo là. Contrattacco meteoritico. Vediamo se mi colpisce o svanisce. No, mi ha colpito in pieno e qua mi ammazza. Eccoci qua. Perfetto. Va bene. Va bene. Il contrattacco meteoritico purtroppo è infame. Ok. Facciamo... Ok, facciamo il metodo giappino, dai. Mi hai costretto a farlo, Behemoth. Io non volevo fare una roba del genere. Volevo prendermela un po' più comoda, sinceramente. Si può anche fare il salto in realtà, eh? Cioè, nel senso, potreste anche fare salto e quindi facendo il salto, in teoria, potreste... con il salto potreste tranquillamente rimanere in aria, scendere, sperare che l'avversario non vi faccia il contrattacco meteoritico e cavarvela fondamentalmente. Ok, facciamo il metodo, facciamo il vecchio metodo che non sbaglia mai. Perché vi dico questo? Perché Garnet soprattutto? Garnet ha la possibilità... Eccolo, allora, leviamole il sidereo per ora. Se vi ricordate, tramite il profumo, noi possiamo utilizzare Attiva Zantezzu. Che, se vi ricordate, appunto, è quella capacità che permette ad Odino di fare i danni qualora non si possa shottare il nemico. Ora, in questo caso, il Behemoth si può shottare, perché il Behemoth è comunque un incontro casuale. Quindi, noi, evocando Odino, siamo perfettamente in grado di shottare il nostro amichetto. Quindi mettiamo sempre haste, in realtà, perché va bene sempre reflex, ma in questo caso, sinceramente, ecco, lo mettiamo così. Qualora non dovessimo appunto ucciderlo, possiamo comunque fare dei danni, ma non è questo il caso, perché abbiamo tantissime gemme grezze e abbiamo anche la possibilità di fare tanti danni. Quindi vi ricordo che con il numero alto di gemme grezze è possibile, con il numero alto di gemme grezze è praticamente possibile attivare al 50% Zantenzuken. Quindi, e così con la scusa vi faccio vedere anche Odino, ovviamente, perché ci sta. Sì, con Odino è vincere facile, è letteralmente vincere facile. Volevo farlo alla vecchia maniera, però in questo caso vi faccio vedere anche Odino nel frattempo. Visto che le summon ancora non ve le ho fatte vedere praticamente, ma ve le farò vedere tutte alla fine. Morte. Easy. Perfetto. Ecco il metodo giappino. Con Garnet che praticamente lo shotta senza neanche rendersene conto. Questo è il premio che spetta al vincitore. Tiara magica. E quindi abbiamo ottenuto un altro oggetto. Un'altra cosa che si deve fare qui, ovviamente, è partecipare all'asta. Perché partecipare all'asta? Perché bisogna sbloccare l'oggetto del dito magico. Vediamo se è già sbloccato, ma non credo. Cuore di grifone, spilla di gnomo, anello Madein e fiocco. Quindi qua ci sono degli oggetti che sono interessanti. Allora, cominciamo comprando il cuore di grifone, perché sono tutti oggetti che dobbiamo comprare e rivendere all'interno di Toleno. Una volta comprati e rivenduti gli oggetti all'interno di Toleno, si sbloccherà il dito magico. Quindi potremo poi comprare successivamente il dito magico.
Per cui facciamoli andare avanti. Ecco, acceleriamo. Vi ricordo che il momento giusto per offrire è quando dice non ci sono altre offerte. Ecco, qua. Perfetto. E abbiamo il cuore di grifone. Spilla di gnomo che non ce ne frega nulla. La possiamo anche lasciare andare. Non ci interessa. Noi già ce l'abbiamo la spilla di gnomo. Questi sono praticamente tutto il giorno qua a spendere soldi. Cioè questi hanno soldi infiniti e sono sempre qui alla villa a spendere soldi praticamente. Cioè, boh, incredibile. Ok, anello Madane che non me ne frega nulla. Questi sono proprio letteralmente tutto il giorno qui a spendere soldi. Boh. Sì, spendete. Perfetto. E ora il fiocco. Guardate già quanto è aumentato il fiocco. Che tra l'altro è un pezzo rarissimo. 50... 70.000 gil praticamente. Madonna, 80.000 gil? Madonna, a quanto è arrivato? Madonna, non me lo ricordavo così, così costoso il fiocco. Ok, e qui abbiamo fatto una pausa. Ora, vediamo che cosa c'è di nuovo all'asta. Coda di topo, vaso di doga, specchio di una e perle rosse. Perfetto, queste si devono comprare tutte. Quindi compriamo tutti anche questi oggetti. Altre offerte. Pom. Ok. Andiamo avanti col vaso di doga. Anche questo bisogna comprarlo. Vai, 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 vai. Spendete, spendete. 8.000. 8.400. Altre offerte io. Puff, aggiudicato. Bene. Specchio di une. Anche questo ovviamente bisogna comprarlo. Quindi compriamo anche questi oggetti. 12.500, io 12.600, perfetto, aggiudicato. Specchio di... perfetto, ora perle rosse non mi interessano, quindi possiamo uscire. Una volta ottenuti tutti questi oggetti, vediamo se già è spuntato, vediamo, ma non credo perché devo venderli prima, se no non mi spunta. Giacca fatata, spilla di gnomo, anello Madane e perle rosse, esatto, perché prima dobbiamo venderli. Quindi dove si vendono questi oggetti? Si vendono qui. A Toleno. Cioè avete la possibilità di poterli rivendere a Toleno. Tranne il fiocco, che ovviamente è un oggetto praticamente eccezionale, che noi avevamo già ottenuto in singola copia da Eiko. Però ecco qua. Ehi tu, hai cuor di grifone. Ti offro 8.000 gil. No. 10.000? Sì. Tu. Ehi, ma voi avete lo specchio di une. Vi offro 12.000 gil. No. 15.000? Sì. Ok. Poi entriamo qui dentro. E parliamo con lui. Ehi, voi avete il vaso di doga. Me lo vendete per 10.000 gil? Sì. Ok, con lui è inutile rilanciare perché non ha soldi a sufficienza, quindi è inutile fare il giochino del rilancio. Mentre invece con gli altri sì, potete fare il gioco del rilancio. Tu. Ok, tu non vuoi più niente. No, vieni qua tu. No, non l'ho preso. Torniamo indietro. Vediamo se eri tu che volevi anche... tu hai coda di topo. 20.000 gil. No. 25? Ok. Perfetto. E una volta che abbiamo venduto questi oggetti e quindi li abbiamo rimessi in circolo, dovremmo aver sbloccato il dito magico. Detto ciò, consegniamo la Pisces... Yes. Ecco qua. Qua. Prendete la vostra ricompensa dall'inserviente, per favore. 20.000 gil. Poi, parliamo. Avete l'Aquarius. Se me la date, sarete debitamente ricompensato.
Va bene, diamo anche l'Aquarius, che non l'abbiamo consegnata la scorsa volta, però la possiamo consegnare adesso, ovviamente, non cambia nulla. Qua, qua, qua. Prendete la vostra ricompensa dall'inserviente. Anello di Rosetta. Avete la Capricornus? Sì, ti do anche la Capricornus. Tutte te le do, tranquilla. Tu non ti preoccupare, io qua oggi ti riempio di stellazio. Altri 30.000 kill. Sagittarius, yes. Ovviamente noi non le avevamo consegnate, quindi le sto consegnando praticamente tutte ora. La nostra ricompensa, Eolo Jacket, che è la stessa giacca che, se vi ricordate, noi abbiamo preso con i punti del Chocobo. Quindi guardate che roba che mi sta droppando. Non so, ma è come se mi mancasse qualcosa. Ho sentito dire che al mondo esistono solo 12 stellazio, ma mi sento insoddisfatta perché sono sicura che ce n'è un altro. Ne sono certa. Da qualche parte ce n'è un tredicesimo dimenticato. Perdonatemi, ma ho sentito dire che le scritte incise sugli stellazio nascondono un segreto. Facciamo così. Vi darò tutti gli stellazio e in cambio mi cercherete il tredicesimo. Mi sono dovuto riprendere per forza tutti e 12 gli stellazio. Ora qui, ragazzi, le scelte sono due. In teoria, c'è chi si divide qua. In realtà c'è qua chi si divide come pensiero. Perché? C'è chi dice che per essere completisti al 100% debba conservare tutti i 12 più la stellazio finale senza riportarli alla regina degli stellazio, e c'è chi invece dice di consegnare gli stellazio per la ricompensa che ovviamente si può ottenere dal completamento di questa missione, anche perché l'oggetto che si ottiene dal completamento di questa missione si può ottenere anche in un altro modo. Quindi c'è chi dice no, perché se tu vuoi essere collezionista e vuoi essere completista, devi avere tutti e quante le stellazio più l'oggetto che in realtà la regina degli stellazio ti dà se gli consegni gli stellazio. E c'è chi invece dice no, gli stellazio fanno parte comunque di una side quest, quindi non completarla e non portarla al compimento non ti permette di dire di aver fatto una perfect run, ok? Perché appunto ti dice no, è una side quest e tu non l'hai completata, anche se in teoria tu completando, nel senso dando già le 12 stellazio, hai completato tra virgolette la side quest. Solo che in realtà c'è chi si divide nel discorso no, senza le 13 non è completata, oppure sì, con le 12 è già completata. Quindi c'è questa scuola di pensiero. Io penso al fatto che bisogna consegnare le stellazio, perché consegnare le stellazio sta ad indicare il fatto di aver completato la side quest. Quindi ricevere l'oggetto che ti viene dato dalla regina delle stellazio è la testimonianza del fatto che tu hai completato la side quest, anche se ovviamente prendendo questo oggetto se ne avrà un secondo dopo, e averne due è inutile da un lato, però è anche testimone del fatto che tu hai fatto praticamente tutto all'interno del gioco. Quindi io consegnerò i 13 stellazio, non li tengo, perché tanto non ha senso, è una side quest e quindi va completata, e per me completarla significa ricevere la ricompensa dalla regina. Come si fa a completare come si fa a completare questa side quest nella maniera, diciamo, corretta, no? Quindi il gioco come fa a farti capire di completare questa side quest? È facile, perché nel momento in cui noi riceveremo tutte le stellazio, come potete vedere, le possiamo leggere, e le possiamo leggere in ordine. Quindi c'erano una volta Ariete e altri 11 uomini chiamavano Vergine. Ariete partì per l'est. Toro volle farle un regalo, oltrepassò mari e monti finché trovò la prima stella notturna. Gemini giunse al fiume, decise di cantarle una dolce melodia sperando che la raggiungesse. Cancro partì per giungere al promontorio dove si trovava Vergine prima del tramonto. Leo. Cancro giunse al mare e lì Leone aspettava il calore del sole. I due litigarono e... Splash! No, non c'entra. Virgo. Sul rosso promontorio Vergine mormorò. Il mio unico desiderio è averti accanto, ora. Libra. Bilancia e il bastion contrario. Il sole era ovest e lui era est. Incontrerà mai Vergine?
Scorpius, Scorpione, il pauroso, si guardava indietro, poi vide una salita e osò andare avanti. Sagittarius. Sagittario si incamminò di notte per cercare Vergine. Il vento polare lo fece quasi congelare. Capricornus. Capricorno, impaziente, partì alla volta del sole e, giunto stanco in cima, si addormentò al suo tepore. Aquarius. Aquario giunse ultimo e chiese ai compagni: «Qualcuno di voi ha già baciato Vergine?» Pisces. Pesci gli rispose: «Per saperlo vada il prescelto da Vergine». Quindi praticamente qui c'è stata una sorta, diciamo, di storia che, raccontata, ti fornisce il suggerimento per trovare la tredicesima stellazio. La tredicesima stellazio si trova esattamente in un luogo dove abbiamo già preso un'altra stellazio in precedenza. E più nello specifico la stellazio di Scorpius. Quindi, a meno, mi ricordo fosse la stellazio di Scorpius, quindi dobbiamo uscire anche per resettare la mappa di Toleno, perché una volta venduti gli oggetti bisogna uscire dalla mappa per resettare, diciamo, gli oggetti e far spuntare successivamente il dito magico, e bisogna andare dove avevamo trovato Sagittarius, anzi Scorpius, scusatemi, ovvero alla caverna di Quan. Infatti, una volta riottenute le 12 stellazio e averle lette cercando di capire quale fosse effettivamente l'indizio, possiamo trovare l'ultima stellazio. Quindi andiamo da questo lato, ci scendiamo così piano piano e andiamo a cercare esattamente nello stesso luogo. Mi pare che ci sia qualcos'altro sotto la Scorpius che ho trovato prima. Ophiuchus, oppure Ophiuchus in realtà. La Scorpius e la Virgo si sono illuminate. Perché questo? Perché appunto la storia d'amore finisce proprio con Vergine e Scorpius che per l'appunto si sono ritrovati. Vergine e Scorpione si baciano al tramonto. Per loro non c'è ieri né domani, solo oggi. Perché l'indizio è appunto Scorpione? Perché Scorpione, come potete vedere, è l'unico che ha effettivamente la possibilità di trovare Vergine, perché dice: il pauroso si guardava indietro, poi vide una salita e osò andare avanti. La salita è il promontorio dove Vergine appunto esclamava la frase: il mio unico desiderio è averti accanto ora. E quindi da questo, diciamo, dovreste in generale capire che la stellazio mancante si trovava vicino all'unica stellazio che per l'appunto poteva, diciamo, baciarsi o comunque poteva stare con Vergine, quindi con Virgo. Infatti Pisces dice: per saperlo vai dal prescelto da Vergine. In questo caso vai dal prescelto vuol dire Scorpius, quindi dopo che abbiamo letto tutte quante le stellazio, la soluzione si trova esattamente qua. È un ragionamento un po' particolare, un po' contorto, perché non è neanche tanto semplice da capire. Però una volta che poi si completa la prima volta la quest e si hanno comunque tutti i pezzi del puzzle, è molto più facile capire la storia, perché quello se ne va da una parte, quello si addormenta, quei due litigano e cadono, quello, cioè tutti quanti gli altri contendenti in un modo o nell'altro perdono. Perché o muoiono, o si ammazzano, o si perdono, si addormentano. Cioè, ci sono tante cose che vi fanno capire appunto che nessuno di essi incontrerà effettivamente Vergine. L'unico che sembra avere la possibilità di incontrarla è Scorpione, perché per l'appunto va su questo promontorio e incontra Vergine. Solo che non lo sappiamo fino alla fine. E quindi l'ultima stellazio si trova esattamente dal prescelto di Vergine, quindi Scorpio. Scorpius in questo caso. Ecco, questo vi è per avere proprio la spiegazione dettagliata di come funzionano gli stellazio. Avete trovato la medaglia Ophiuchus? È l'ultimo stellazio che mancava nella mia collezione. Vi prego di consegnarmelo immediatamente insieme agli altri che avevate in prestito. E qua adesso ovviamente acceleriamo, perché sennò l'animazione dura 64 anni, rimaniamo qua per tutta la vita. Que. Prendete la vostra ricompensa dall'inserviente, per favore. Martello. Il martello non è un oggetto raro.
Infatti, come potete vedere, non è presente tra gli oggetti rari, ma è bensì un oggetto normalissimo. Che io dovrei avere adesso praticamente in fondo, giusto? Perché non avendo ordinato... No, non ce l'ho neanche in fondo. Porca paletta. Allora, ordiniamo. Così dovremmo averlo praticamente qua in fondo, visto che è praticamente unico come oggetto. No, neanche qua. Perfetto, ottimo. E allora sarà più sopra. Perché non è neanche un oggetto equipaggiabile, cioè non lo possiamo utilizzare come equipaggiamento. Quindi a questo punto sarà sopra, prima delle armi a questo punto. Perché avendolo ordinato sarà qua. Eccolo qui. Martello. Arma esclusiva di Ercina. Vi ricordate cosa disse Ercina nell'evento, nel Quick Time Event, no? Quando parlò con Marcus, che gli disse: ah, il mio martello no, lo tengo soltanto io, non lo può avere nessuno. In questo caso noi ce l'abbiamo. Abbiamo il martello di Ercina, che però nessuno può equipaggiare. E piccola chicca, comunque piccolo segreto, avere questo oggetto all'interno dell'equipaggiamento alla fine del gioco sblocca una piccola cosa extra che poi vedremo quando termineremo il gioco. E perché vi ho detto che sarebbe stato un oggetto doppione? Perché il martello in realtà si può ottenere anche in un altro modo. Noi praticamente in questa maniera ci siamo risparmiati, tra virgolette, perché appunto tra virgolette ci siamo risparmiati praticamente la possibilità di creare un secondo martello. Ma creare un secondo martello sarà utile, sarà utile. Quindi è giusto avere due martelli, perché poi uno, ahimè, lo sacrificheremo, probabilmente, vedremo. Detto ciò, ritorniamo all'asta, perché adesso possiamo finalmente ritornare all'asta. Avendo venduto gli oggetti, quindi avendoli comprati, avendoli venduti, adesso è possibile... comprare il dito magico, se è uscito ovviamente. Coda di topo, vaso di doga, dito magico e perle rosse. Vedete? È spuntato. Quindi finalmente possiamo fare gli acquisti folli. E per essere ancora più completisti, noi prenderemo anche tutti gli oggetti che abbiamo precedentemente venduto, perché così li otteniamo e li avremo tra gli oggetti speciali. Quindi 17.000, ok. Laggiù 17.000. Sì, ma ora avete un po' rotto i coglioni. Madonna quanto l'avete rialzato. Ok, coda di topo. Vaso di doga, quindi compriamo anche il vaso di doga nuovamente. Ok, e ora il dito magico. Questo è quello che ci interessa al momento. Vai, vai, aumentate, aumentate. Ok, boh, preso anche il dito magico, per le rosse non me ne frega, quindi va bene così. Vediamo se ci sono gli altri oggetti, cuore di grifone, specchio di une, perfetto, quindi compriamo anche questi. Anche perché mi ricordo che lo specchio di une forse lo posso regalare al mago nero. Perché infatti la citazione a Final Fantasy 3 era dovuta al vaso di doga e allo specchio di une. Quindi, se non ricordo male, io dovevo portarli al mago nero, che mi fa sentire poi la musica, mi fa sentire la host, che era per l'appunto la host remixata da Final Fantasy 3, che è una citazione praticamente. Ma questo era, cos'era, la spilla di gnomo non mi interessava, quindi la potete vendere. Madonna, sono diventati aggressivi qua, eh.
specchio di Une, esatto, eccoci qua. Quindi compriamo anche questo. Sì. Boh. Easy. Benissimo. Avere soldi serve anche nei videogiochi, visto? Non solo nella vita vera. Ok. Fatto questo, possiamo uscire da Toleno. Quindi abbiamo preso tutto ciò che ci interessava. Quindi andiamo fuori. Adesso possiamo ritornare dal nostro Chocobo per ritornare dal villaggio dei maghi neri, perché voglio vedere se effettivamente dovevo portare il vaso di Dogo e lo specchio di Une. Mi ricordo che appunto erano questi due oggetti che mi permettevano di ottenere questa piccola scenetta, che ripeto è una citazione, però la vorrei far vedere effettivamente, perché è comunque parte integrante della run se dobbiamo fare le cose come giusto che sia. Quindi ok, andiamo al villaggio e ritorniamo alla locanda. No, dall'altro lato è la locanda. Ogni volta sbaglio. Ecco qua. Ecco, vedete? Se noi possediamo gli oggetti del vaso di Doga e lo specchio di Une, sentite che succede. Che succede? Uno degli oggetti che hai ottenuto sta facendo reazione. Le guerre non si estingueranno mai, né nel tempo né nello spazio. Né i sogni né le magie avranno senso se non viviamo in armonia. Ma ci sarà sempre qualcuno che, non sapendolo, cercherà il potere e un giorno capirà che oltre a questo c'è solo la disperazione. Forse arriverà anche per loro il momento in cui sentiranno il bisogno di aspirare ad un altro modo di vivere. Beati gli emissari del mondo dei sogni e del paese delle magie. Gloriosi saranno i guerrieri della nuova luce che lottano per il futuro. Che significa tutto ciò? Rimangono nelle cose suonando in maniera amplificata. Che bella canzone! E ora rimane praticamente attiva. E questo è esattamente il remix che non mi ricordo com'era, ma il nome in inglese era era il riferimento al vaso di Doga e allo specchio di Une, e questa praticamente è il remix ed è una citazione a Final Fantasy 3, quindi per chi non lo sapesse adesso lo sa. Non mi ricordo il titolo originale della host, mi ricordo in inglese forse qualcosa, ma non ci faccio caso. Non me lo ricordo, il treno lo gioco da un bel po' di tempo. In realtà lo dovrei rigiocare nella Pixel Remastered, però ancora io la Pixel Remastered non ce l'ho, quindi per il momento devo aspettare o che mi mandano la chiave o che abbia soldi a sufficienza da poter spendere per la Pixel Collection, perché al momento ho fatto un po' troppe spese. Per il momento devo darmi una calmata, devo rifatturare. Allora, andiamo a Dagherreo, perché adesso finalmente abbiamo il dito magico, quindi lo possiamo dare al nostro amichetto della biblioteca. Quindi, io devo prendere la collection, il primo in realtà ce l'ho. Il primo della Pixel Remastered ce l'ho, perché ai tempi me lo diedero come chiave, quindi l'ho potuto giocare e in teoria diciamo l'ho potuto recensire, mettiamola così. Mentre invece tutta la Pixel Remastered non me l'hanno mandata, per cui cazzi giganteschi. Allora, ehi, ma tu hai il dito magico, dammelo ti prego, grazie. Ma che ti prende, vecchio?
Ah, scusa, sai che una volta facevo il fabbro? Poi un bel giorno persi mia moglie. Persi la moglie, il lavoro, tutto. Così decisi di venire a vivere qui. Tempo fa lessi la biografia di un tale Gogo, che faceva delle bambole molto realistiche. La sua abilità era racchiusa nella punta delle dita. Mi vergogno a dirlo, ma un giorno decisi di farmi fare una bambola identica a mia moglie. Guardando le dita di quell'uomo non capivo cosa avessero tanto di speciale, ma alla fine capii che indicavano la strada da prendere. Le sue dita non sono diverse dalle mie. Quando ho capito questo, ho scoperto un nuovo modo di vivere. Senti, ma quasi quasi ti regalo questo. Tanto a me non serve più. Excalibur. In teoria l'Excalibur addirittura è, almeno in Final Fantasy IX, rappresenta una delle armi finali di Steiner. Noi abbiamo la Laguna Rock, perché comunque abbiamo ottenuto la Laguna Rock tramite le ciocografie. Ma la Laguna Rock in realtà è un'arma extra, perché appunto presa tramite le ciocografie. Se noi dovessimo appellarci soltanto alle armi che si possono ottenere nel gioco tramite side quest, in questo caso le ciocografie non le considero side quest, le ciocografie io le considero come una cosa a parte, una sorta di completismo e collezionismo extra che premiano il giocatore. Ma se dovessimo considerare le side quest, ovvero le missioncine queste qui, l'Excalibur rappresenterebbe addirittura l'arma finale di Steiner. Un'arma finale che sblocca un attacco molto interessante, a differenza della Laguna Rock che addirittura insegna Shock, che è l'attacco per eccellenza di Steiner. Però, in teoria, se io dovessi appunto parlare di armi finali, l'Excalibur sarebbe l'arma finale di Steiner. Quindi, se io in questo momento rimetto Steiner e Freya, per ora togliamola, mettiamo Steiner e Vivi, giusto per, vi faccio vedere appunto che la spada runica va bene, insegna gli Anuki, ma qui la Laguna Rock è una spada che è a parte, quindi non consideratela. L'Excalibur insegna Tabula Rasa. E Ultima Sword invece insegna l'estasi siderale. Quindi abbiamo praticamente, vedete, le ultime skill di Steiner praticamente qui a portata di mano. Quindi le potremo apprendere, le potrò apprendere a breve, a brevissimo, anzi. Quindi. E di conseguenza queste tra l'altro sono le ultime tecniche che mancano. Vedete? Sono qua. Le ultime due tecniche che mancano, e così Steiner avrà completato anche tutte le sue tecniche attive. Adesso c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Vedete, piano piano stiamo completando le ultime side quest. Si vede che siamo al CD4, si vede che siamo praticamente alla fine, si vede che stiamo facendo praticamente tutto ciò che dobbiamo fare prima di prepararci alla battaglia finale. E vi ricordo tra l'altro che Final Fantasy IX prenderà una pausa, cioè non farò live di Final Fantasy IX fino a quando non farò tutte le cose che voglio fare, ovvero il completamento del livellamento dei personaggi. Quindi voglio livellare tutti i personaggi al 99, imparare tutte le tecniche, fare tutto ciò che c'è da fare, in modo tale... No, non l'ho affrontato Ozma, perché lo affronteremo nella live finale, dove concluderemo Final Fantasy IX sconfiggendo tutti i boss segreti, ovvero Ozma, Hades e Quera, e successivamente finendo il gioco e guardandoci il finale tutti insieme. Quindi per il momento io non le ho fatte queste cose, le faremo tutte alla fine del viaggio. Gli attacchi fisici non li ho ancora sbloccati perché dobbiamo andare dall'ultima creatura. Io ho già fatto vedere queste cose nella vecchia live, ho fatto vedere appunto l'ultima creatura amichevole che dobbiamo andare a recuperare, e vi farò vedere anche una peculiarità di questa creatura finale, che è molto interessante e molto carina, tra l'altro. Allora, a questo punto invece noi dobbiamo volare col Chocobo. Perché? Perché adesso mi serve il Chocobo. Adesso dobbiamo usare il Chocobo. Perché? Vi ricordate che il Chocobo ci disse che non potevamo tornare indietro a casa perché ancora mancavano
dei tesori che dovevamo trovare. Ecco, adesso questi tesori li possiamo trovare. Perché? Uno di questi tesori si dovrebbe trovare qua, con una crepa che si è venuta a creare dopo la distruzione, ecco qua, questa, dopo la distruzione praticamente di Terra, ok? Sì, anche Final Fantasy VII dobbiamo completare, sì, perché dobbiamo fare l'episodio speciale dove faremo tutte le weapon, dove faremo tutte le cose extra, eccetera, eccetera. Quindi anche quello è in cantiere, non vi preoccupate, li faremo tutti quanti, non è un problema quello. C'è anche il 7 che dobbiamo fare. Trovato collirio, anello Madain, elmo di Genji e carta Hildegard. Oh no, così ho buttato la carta Hildegard però. Ah no, però aspetta, ha detto gli oggetti, non le carte, vero? Ah no, qua è la carta Hildegard 3. Meno male, mi ero cagato. Ok, qua ho tutte le carte Grand Dragon. Anche se questa in realtà la posso togliere, che tanto è una merda. Anche questa la posso togliere. Togliamo un paio di carte perché non si sa mai, togliamole. Ok. Mi era venuto un colpo. E inoltre un altro tesoro, comunque un'altra zona che dobbiamo visitare per trovare un tesoro, è nascosto nella mappa. Sì, purtroppo viene considerato come bolle, quindi vengono considerate come bolle, solo che il gioco non te le fa vedere come tali. Uno dei tesori praticamente più infami di tutto il sistema di Final Fantasy IX, perché è letteralmente infame come sistema questo. Io lo trovo estremamente scorretto da un certo punto di vista, perché uno dovrebbe pensarci, no? E dire, vabbè, ma è un luogo particolare, è un luogo, quindi che fai, non lo controlli col Chocobo? No, perché se è distrutto non lo controlli. Però ragazzi, qui, se vi ricordate bene, sorgeva l'Isola Splendente, ovvero l'isola dove praticamente siamo stati fino a poco fa. Però che cosa succede? Succede che una volta distrutto questo posto diventa un tesoro. Infatti se noi diamo il pepe mortale, qui è possibile recuperare l'arma finale di Gidan. Vediamo se ho beccato. No, non ho beccato il punto giusto, perché deve essere proprio il punto giusto, se no non me lo becca praticamente il tesoro. Quindi ora speriamo di averlo beccato. No? Quindi devo mettermi più al centro ancora? Perché bisogna andare proprio al centro, letteralmente. Quindi, e dato che non ci sono le bolle, è difficile. Ecco, proprio bisogna andare proprio al centro. È difficile trovarlo perché appunto non ci sono le bolle. Però c'era un tesoro in fondo al mare. Acqua marina, ultima weapon, Maximilian e carta Invincible. Quindi abbiamo recuperato praticamente un tesoro incredibilmente raro, che non è segnato neanche sulla mappa. Non è letteralmente segnato neanche sulla mappa, perché questo tesoro viene considerato come bolle. Infatti abbiamo trovato praticamente l'ultima bolla e l'ultima crepa del gioco. Quindi adesso che cosa possiamo fare? Possiamo andare dal Chocobo. Possiamo concludere ufficialmente la quest, o per meglio dire la side quest del Chocobo, dato che finalmente abbiamo trovato tutti i tesori. Ecco qua, Choco Paradiso. Whoop. Perfetto. È per questo che il nostro Ciccio Cobo non ci ha permesso di andare nel paradiso dei Chocobo inizialmente, proprio perché appunto avevamo questo problema, cioè dovevamo trovare ancora questi tesori. Inoltre il tuo becco è forte abbastanza per rompere pareti, puoi attraversare i mari a nuoto e hai le ali per volare alto nei cieli. Sfrutta le tue capacità e va alla ricerca dei tesori. Io ti aspetto qui.
Ne ho ancora da cercare? Vuoi un po' di pepe mortale? Questo mi dà pepe mortale infinito. Oddio, ma non le ho trovate tutte? Qual è che mi manca? Allora, la crepa l'ho beccate. Le bolle le ho beccate. Le ciocografie le abbiamo finite. Qual è che mi manca? Oddio. Ero convinto di averle prese tutte. Vabbè, in realtà le freccette non contano per una perfect, eh? Cioè, non mettetevi in testa queste robe. L'importante è avere la copia della carta. Per avere, tra virgolette, la collezione. Non fissatevi su queste cose. È come avere 99 oggetti. Non serve a nulla avere 99 oggetti di ogni singolo tipo, eh? Cioè, ve lo dico così, va. Cioè, per titolo informativo. Poi, ovviamente, se lo volete fare bene, se non lo volete fare, sti cazzi, eh? Però ci sta. Vabbè, ma il livello collezionista, una volta che tu già hai preso il grado S, non ha più senso, eh? Cioè, per farvi capire, io comunque sia, nonostante non abbia ancora tutte queste carte o quello che è, cioè, l'importante è avere comunque il grado S. Cioè, basta che prendi l'attestato grado S e sei a posto. Non ti influenza quello, eh? Cioè, nel senso, non fissatevi su queste robe. Perché comunque sì, è vero, prendete più punti, eccetera, eccetera, ma non è fondamentale, eh? Non ammalatevi di queste robe. Ripeto, come quelli che sono fissati nel prendere i 99 oggetti di tutto, eh? Non serve completamente a nulla. Devo fare mente locale su quali crepe, quali bolle non ho fatto. Oddio, vuoi vedere che mi conta la crepa anche della centrale Mogunet? Anche se io in realtà la centrale Mogunet non l'ho scoperta apposta, perché effettivamente la centrale Mogunet è una crepa. È che io la volevo fare vedere poi. Io la volevo far vedere poi la centrale Mogunet. Va bene, allora aspetto. Preferisco aspettare. Ecco, qui nel frattempo siamo nella zona dove dovremo andare dopo. No, però io se devo andare alla centrale Mogunet preferisco andarci dopo, sinceramente. Me ne frego di andarci adesso. Tanto lo posso fare anche dopo, non è un problema. Voglio fare tutte le cose però fatte bene, quindi per il momento preferisco no. Allora, scendiamo a questo punto. A meno che c'è effettivamente qualche altra crepa, qualche altra bolla che ho dimenticato, ma non credo. Perché le ho trovate tutte. Allora, quella là sopra l'ho trovata, quella del mare l'ho trovata, le crepe le abbiamo trovate. Mi sa che è la centrale Mogunet, eh? Vabbè. Non mi interessa farla adesso, lo farò poi. No, se è la centrale Mogunet, no. La facciamo poi. Perché voglio concluderle poi tutto nello stesso momento, voglio fare tutta una conclusione in una live e nell'altra concludere proprio tutto il gioco facendo tutto il resto. Quindi per il momento va bene così. Un'altra cosa che invece possiamo fare adesso per avvicinarci a quello che sarà poi la fine di un'altra side quest e andare a vedere se le rane mi sono spuntate. Allora, io credo di no, in realtà. Credo proprio di no. Perché non sono passate tutte queste ore. È vero che io ne ho catturate tante. Ah, eppure qua sono spuntate. Vediamo fino a quanto arrivo. Vai, vai. Vediamo. Perché io ne avevo già parecchie, in realtà, eh. Ok, sono già 84, quindi sono messo anche abbastanza bene. Ovviamente non voglio catturare la 99esima, mi fermerò a 98. Perché poi la 99esima la cattureremo
quando faremo l'episodio, comunque quando faremo la live, poi in generale, di conclusione delle side quest. Quindi concluderemo il Chocobo, concluderemo... concluderemo le rane, concluderemo tutto, quindi faremo una chiusura completa, no? Ok, dai dai, su, fatti prendere, stupida ranocchia. Ok, perfetto, e siamo a 90. Ora usciamo e andiamo, sì, andiamo nella prossima palude. Così anche queste ce le abbiamo praticamente in sospeso per la prossima volta, cioè per quando ovviamente faremo, che credo che forse altre due live ce la facciamo. Oddio, non lo so, sai, perché in realtà non manca tantissimissimissimissimo a fare ciò che devo fare. Quindi forse arriviamo a fare altre due live e concludiamo tutto. Non so se ci riesco, eh. Dovrei provarci, dovrei provarci. Se mi organizzo bene forse ci riesco. Non ne sono sicuro, però ecco, qui c'è l'altra palude. È un po' difficile in realtà, però ci potrei riuscire. Però prima devo livellare tutti, devo far apprendere le tecniche, devo fare un po' di roba, devo fare. Addirittura la rana dorata qua c'è. E allora ci arrivo sicuro a 98 rane qua. Easy. La rana dorata potevo lasciarla effettivamente, così mi spawnavano tutti prima, però vabbè. Sti cazzi. Ok, siamo a 94, tanto le altre paludi ci saranno sicuro altre rane, quindi tanto me ne servono altre 4 in realtà. Tum tum tum. Tu 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 tu. Ok, andiamo alla prossima. Che poi in realtà io potrei spaccare la crepa del Mogunet e però non entrarci. Posso soltanto spaccarla senza entrarci effettivamente, in modo tale da fare anche il Chocobo, da chiudere anche la quest del Chocobo, anche perché poi devo fare la rottura di scatole delle spiagge, che dobbiamo praticamente mettere piede in tutte le spiagge. Che rottura di palle quella cosa, mamma mia, proprio no sense totale. Certo, è comodo, perché alla fine è comodo, però, cioè, fammi fare qualcos'altro, cioè, vabbè. Guarda quanta roba che c'è qua. Grazie, dottor. Allora, 95. Novantasei. 97. E 98. Perfetto. Sì, andiamo via. Sì. Basta così per ora. Per ora, ovviamente. Per ora. Tu, tu, tu. Benissimo. E anche questo è fatto. Allora, a questo punto io voglio provare a fare questo esperimento. Vediamo, lo facciamo live, perché effettivamente parlando, la centrale Mogunet, che in realtà volevo tenere come chicca finale, o comunque volevo tenerla
come una cosa extra, è una crepa. Fa parte delle crepe. Io mi ricordavo in realtà che non valesse come crepa, però forse potrei sbagliarmi, perché effettivamente potrei sbagliarmi e vale come crepa. Quindi io magari la spacco, però non ci entro. Vediamo, e infatti, perché comunque vale come crepa, mi sa. Ecco, si è aperto. No, però mi ci entra per forza. Via, usciamo subito. Eh sì, perché ci entri automaticamente. Va bene, ormai entriamoci, dai. Centrale Mogunet! Abbiamo trovato finalmente la centrale Mogunet. Se andiamo avanti così, il Mogunet sparirà, Kupo. Quando il meccanismo si ferma, i Moguri grandi sono nei guai seri, Kupo. Vabbè, questa è la stessa solita cosa. Va bene, ve la volevo lasciare per la prossima volta, però. Ce la faremo a far funzionare di nuovo il Mogunet, Kupo. Se solo avessimo un po' di quello. Un po' di quello. Artemisio. Mi sono lasciato prendere la mano e ne ho usato un sacco. Ma diventa una mania. Quando vedi che ti lascia la pelle tanto liscia, non puoi più farne a meno, Kupo. Adesso però che ne siamo rimasti senza, il meccanismo si è bloccato. Esatto, quindi cos'è successo? Hanno abusato di qualcosa. Hanno abusato di qualcosa. Però se la tua pelle poi diventa così liscia, come fai a non utilizzarlo? Io mi ricordo che da piccolo ho pensato malissimo. Ho pensato troppo male, che poi vabbè. Diciamo, pensare male da piccoli penso che sia una prassi fondamentalmente, però. Allora, vediamo se adesso mi vai a dire che non ho trovato tutti i tesori e tutte le crepe. Pezzo di ciccio cobo che non sei altro. Perché se mi dici ancora che non ho trovato tutto... Ecco, esatto. La centrale Mogunet mi valeva come... Come crepa, e quindi la dovevo fare per forza. Va bene. Choco, sei tornato finalmente. Hai trovato tutti i tesori del mondo. Ed ora potrei vivere per sempre qui. Esatto, e ha abusato di quella cosa e è diventato un puffo. Qua. Ma non dimenticarti degli amici, Kupo. Anch'io rimango qui con te, Kupo. Ancora tu. Quante volte devo dirti che qui possono viverci solo i Chocobo? Smettila, no? Ma senza di me Choco è triste. Non ammetto eccezioni alle regole. Mi dispiace, piccolino. Kupo! Niente da fare. Forza, Mene. Andiamo via. Questo non è il nostro mondo. Magari una volta ogni tanto torniamo a trovare Choco, eh? Non credo sia possibile. Finora avete avuto libero accesso al paradiso perché eravate con Choco. Ma d'ora in poi non sarà più possibile. Cattivo, Kupo. Grazie per avermi riportato Choco. Prendete. La carta Ciccio Cobo. Choco. È ora di salutare. Que... Choco, davvero rimani? Que... Ho capito, Kupo. E allora vado. Buona fortuna, Choco. Que... Sic, sic. E se ne va, piangendo, poverino. E ora come torniamo? Come siamo venuti? Ops. E tu come fai? Sono leggero. Potresti portarmi tu, Mene. Uffa, lo sapevo che sarebbe finita così, Kupo. Ormai siamo in ballo. E balliamo, Kupo. Attaccati ai miei piedi. Kupo, Kupo! Kupo! Fermati, Kupo! E non riescono a volare. È più dura di quanto credessi. Què! Ehi, Mene, non era Choco che qui va? Què. Ma qui è pieno di Chocobo, potrebbe essere chiunque, Kupo. Què, Choco. Plot twist. Què, lo sapevo, Kupo.
Cioco, non sai proprio stare senza di me, Cupo. Dai, confessa, sei tu che non puoi stare senza Cioco. Dai, torniamo tutti insieme al bosco, Cupo. Meno male, siamo tutti contenti e io posso tornare sano e salvo. Ok, e qui praticamente noi abbiamo la possibilità di uscire, ma se torniamo indietro c'è la possibilità di fare una piccola cosuccia. Possiamo ovviamente parlare con il Ciccio Cobo, ma al tempo stesso possiamo sfidarlo a carte. Tutte le carte che non avete preso mentre eravate a caccia di tesori sono qui. Prendetele pure. Ah, ecco. Ok, questa è la carta che mi ha fatto scartare durante... Ah, mica, meno male che le posso recuperare. Ah, poi perché sono pieno di carte. Che culo, meno male. No, il Grand Dragon non me lo levo neanche per il cazzo. Ok, tolgo questo. Ok. Madonna, me ne aveva scartato un sacco in realtà di carte. Io ero convinto di no, di aver fatto spazio. E invece... sto cazzo proprio. Non immaginavo che avrebbe rifiutato un posto in paradiso, ma forse ha fatto la scelta giusta, chi lo sa. Ecco, quando uscite nel mondo, vi consiglio di andare a tutte le spiagge, anche se dovrete affrontare molti mostri terribili. Solo quando avrete visitato tutte le spiagge, troverete infine la pace. Vuoi giocare a carte? Sì. Lo sfido, io ho carte talmente forti che non c'è problema. Perché lui usa solo carte Chocobo. E usa carte Chocobo che sono anche scarse, quindi... non dovrei avere grossi problemi nel batterlo. Però vorrei utilizzare qualche carta, magari un po'. Ecco, mettiamo qualche carta tipo per fare le trappolozze. Io ci vado con tutti i Grand Dragon, così non dovrei avere problemi. Ok. Ecco, giustamente. Lui ha solo carte Chocobo, quindi tecnicamente il problema non si pone. Bastardo, vado dove me l'ha messo. Ok. Perfetto, nuova carta. No, basta. Mi serve soltanto questa, fine. Ok, ce ne possiamo andare. Ora, praticamente, che cosa è successo? È successo che noi abbiamo sbloccato una nuova side quest, in teoria, perché questa fa parte delle side quest. Quindi, se noi adesso tecnicamente voliamo e ci poggiamo su una delle spiagge presenti all'interno del gioco, che questo ovviamente vi consiglio di andarvi a cercare la mappa, anche se in realtà le spiagge sono abbastanza intuibili da dove si trovano e come sono combinate, perché ovviamente basta girare per tutte le coste praticamente, no? Quindi è veramente tipo una sorta di gioco scemo, oserei dire, anche da un lato. Basta comunque girare attorno a tutte le coste, a tutti i bordi della mappa, praticamente per trovare le spiagge. Ecco, tipo per esempio qua. E quando arriverete sulla spiaggia, vedete, apparirà questo simbolo. Ops, ho sbagliato. No, non dovevo... Vai via. Ecco, quando apparirà questo simbolo... Anzi, qui addirittura nella versione PC è più semplice, perché appare appunto... Il messaggio appare praticamente l'iconcina sulla testa, e una volta che premete il tasto di conferma praticamente sentirete il suono. Quando avrete fatto
questo lavoro in tutte quante le spiagge, praticamente sbloccherete la possibilità di potervi rilassare, di poter guardare, contemplare il mare e recuperare tutti HP ed MP. Questo è molto comodo perché uno vi permette di non sprecare le tende, che ovviamente non le utilizzerete praticamente più, e due, avete la possibilità di poter recuperare gli HP in previsione anche di una cosa che dobbiamo fare necessariamente adesso, che voglio farvi vedere praticamente adesso, diciamo quasi per concludere la serata, mettiamola così. Voglio concludere la serata in maniera un po' speciale, quindi anzi posso addirittura fare così, perché in realtà ci possiamo anche andare col Chocobo in realtà, non per forza con l'Invincible, quindi possiamo fare così, anche perché se non ricordo male io qui in questo salvataggio non ho incontrato tutti gli animali amichevoli, o meglio, me ne manca uno, che è quello più importante, se non ricordo male ovviamente, perché potrei anche ricordarmi male, sinceramente. Potrei anche ricordarmi male. Però, se non ricordo male, io avevo salvato da un'altra parte, o forse io qua l'ho incontrato e nell'altro salvataggio non l'ho incontrato. Non lo so, non me lo ricordo. Lo scopriremo a breve. Perché lo scopriremo a breve? Perché, a parte che potrei anche cambiare membri del party, vabbè, intanto scopriamo se è vero oppure no. Qui potrei utilizzare il trucchetto. Ecco, vediamo se mi funziona, perché se mi funziona vuol dire che qua è il salvataggio dove non l'ho incontrato. Io in realtà me lo volevo tenere appunto come, diciamo, cosa finale, perché voglio vedere se in realtà... No, minchia. No. Via. Madonna mia. Poi ne ho beccati tre. Via. Madonna mia, che massacro. Madonna mia. Via. Madonna, ma quanto cazzo mi levo. Eccola, morti. Perfetto. Vabbè, è inutile che scappo perché ci hanno disintegrati. Bene. Ottimo. Ecco gli amici qua, gli amichetti felici degli Yan. Bello questo. Ah, minchia, mi ha salvato addirittura qua. No, aspetta, fermo. Aspetta. Oh, e fammi uscire dal menu. Scusa, ho salvato la partita apposta. A sto punto non faccio continua. Se devo rifarmi tutta la strada, non lo faccio continua. Faccio carica e sti cazzi. Mi sbrigo prima. Ma quindi allora credo che l'abbiamo già incontrato. Mi sa che io qua già allora gliel'ho data la gemma. Cioè, ho incontrato praticamente lo Yan amichevole, mi sa. Perché se mi sono spuntati diretta... O mi sono spuntati perché appunto non mi è fallito il metodo e quindi... Perché non mi ricordo, io ho fatto due salvataggi. Uno dove non c'era ancora lo Yan amichevole, e un altro invece dove lo avevamo già incontrato. Quindi, ma credo che questo allora sia il salvataggio dove io l'ho già incontrato e gli ho dato la gemma. Allora, possiamo fare una cosa per controllare. Vediamo. Perché ho fatto l'altro salvataggio. Se nell'altro salvataggio lo incontro, vuol dire che allora qui io già l'ho incontrato.
L'avevo messo qua il salvataggio a parte. Ecco, vediamo se qua... Se qua incontriamo... Se qua incontriamo quell'amichevole, vuol dire che allora... in quello che stavo facendo lo abbiamo già incontrato e quindi... Non posso farvi vedere quello che volevo farvi vedere, perché... Vabbè, ve lo posso fare vedere qua in realtà. Quindi sti cazzi. Quindi non è un problema in realtà. Posso farvelo vedere qua. Allora, vediamo se mi spunta. Ma credo comunque di sì, credo che io l'ho incontrato nel mio salvataggio e questo me l'ero fatto come salvataggio a parte prima di incontrare lo Yan buono. Perché l'avevo messo da parte apposta. Però, ah vabbè, se mi appare, mi appare sicuro come primo incontro, quindi... Merda. Sì, sì, mi ricordo di averlo incontrato in un'altra live. Solo che non mi ricordo quale salvataggio. Solo che non mi ricordo quale salvataggio avevo usato. Che culo che mi hanno mancato le comete. Non ci avevo pensato che con Gidan posso fare gambe. Perdo qualche soldo, ma sti cazzi. Allora, adesso usciamo dalla foresta. Saliamo sul Chocobo. Scendiamo. Ok. Oh merda. Beh, perfetto. 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 È perfetto. Perfetto, easy. Poi la fuga che non funziona è eccezionale. Veramente eccezionale. So che è fatta apposta, perché ovviamente gli Yan sono decisamente più veloci, quindi mi impediscono di fuggire, però sinceramente fatto così mi sembra un po' una merdata. Va bene, allora adesso riproviamo con il metodo normale, vediamo se... Perché mi devo togliere sta curiosità, perché altrimenti non posso andare avanti come vorrei andare avanti io e rimaniamo bloccati. Perché in base a quello che ho fatto, quello che non ho fatto, devo decidere come comportarmi. Perché non so se io ho salvato dopo averlo incontrato qua, o se ho salvato qua prima di incontrarlo. Io mi ricordo di aver salvato qua prima di incontrarlo. Però non lo so, non me lo sto ricordando. Dovrei riguardarmi la live, dovrei riguardarmi il VOD, ma sinceramente non mi va. Quindi se riesco ad avere conferma qui un secondo, ci sto. Allora... Che facciamo? Spuntiamo fuori? No, minchia, sono spuntati di nuovo quelli cattivi. Ma porca miseria, ma poi giusto Gidan ogni volta mi beccano. Dai, siamo 3 contro 1. Deve funzionare la fuga.
Oh, ok. Forse l'abbiamo incontrato qua. Oh, veramente non me lo ricordo. Mi dovrei andare a vedere il VOD, ma mi secco. Anche se ora non mi spunterà mai perché abbiamo avuto l'incontro casuale. Aspetta. Dobbiamo fare così. Dobbiamo resettare l'azione. Ok. E poi in realtà potrei anche fare un test molto più semplice. Potrei andare da Ozma e vedere se lo riesco a colpire con gli attacchi fisici, perché se lo riesco ad attaccare con gli attacchi fisici, allora sì. Ho incontrato tutti quanti, altrimenti no. Cioè, però. Dobbiamo avere un po' di pazienza, tanto ormai le cose che dovevo fare oggi le abbiamo già fatte. Io mi sto preparando praticamente per la fine. Questa è la preparazione alla fine ormai. Perché vi ripeto, il CD4 dura pochissimo, cioè il CD4 è soltanto praticamente la fine. È solo la fine del viaggio. Ce la facciamo? Uffa. Veramente vado a fare il test su Ozma per vedere se lo posso attaccare o meno. Mi sbrigo prima, mi sa. Vabbè, andiamo a fare il test su Ozma direttamente, ho capito. Ci sbrighiamo prima. Il problema ora è dove si trova il Choco Aeroparco? Era vicino ad Alexandria l'ultima volta, però non so se è rimasto lì. O magari si è spostato. Allora no, qua c'è l'Imblum. Sì, ok, è rimasto qua. Almeno questo, che culo. Allora, controllo meglio, sì. Ok, vediamo se qua lo posso colpire, perché se lo posso colpire con gli attacchi fisici, allora vuol dire che l'ho incontrato. Ah, ecco, gli esseri mi hanno riabilitato l'attacco. Madonna mia. Esagerato. Ok, allora è in questo salvataggio che io avevo riattivato tutte le creature amichevoli. Allora vuol dire che nel salvataggio che stiamo facendo adesso,
Non ho riattivato tutte le creature amichevoli. Perfetto. Mi bastava sapere questo. Ed è esattamente quello che mi serviva sapere. Quindi se io qui faccio così, devo incontrare ancora il nostro amichetto peloso bianco. Dai, dai, su. E voglio far vedere quest'ultima cosa stasera. Così, giusto per farci due risate. Uff. Facciamo le spiagge, sì, le potremmo fare effettivamente, così ci leviamo il pensiero. Ma le spiagge tecnicamente non è neanche così difficile cercarle, perché ripeto, basta che si gira, sono 13 in totale se non mi ricordo male, basta che si gira intorno alla mappa e si trovano. Però sì, le possiamo fare volendo. Però prima volevo far vedere una peculiarità dello Yann amichevole. Perché non tutti sanno che lo Yann amichevole è l'unica creatura buona che si può farmare. E che cosa vuol dire che si può farmare? Avete presente il ragno meccanico di Final Fantasy VIII, dove è possibile farmare gli AP sconfiggendo il nemico e facendolo praticamente per tutte le volte? Ecco, diciamo che gli Yann amichevoli sono la reincarnazione di quel ragno meccanico, perché si possono uccidere, si possono sconfiggere senza perdere la quest delle creature amichevoli, e si possono farmare gli AP, cioè si possono farmare praticamente 50 AP alla volta se si riesce a sconfiggere un singolo Yann amichevole. C'è un piccolo problema però. Che lo Yann amichevole è fortissimo in culo. Proprio fortissimo in culo, letteralmente. Possiede all'incirca 65.000 HP. E ogni volta che viene attaccato, contrattacca con il belato. Con una mossa che si chiama belato. Questa mossa fa un fracco di danni, letteralmente, a prescindere dal fatto che voi siate nella prima o nella seconda fila, questo attacco fa una cosa incredibile di danni, fa un botto di danni. E quindi bisogna fare attenzione a quale setup utilizzare per battere lo Yann amichevole. Diciamo che è molto simile anche al fatto di beccare gli Yann cattivi, no? Gli Yann quelli neri. Solo che lo Yann buono lo troverete sempre in singola copia. Gli Yann cattivi, purtroppo, possono spawnare anche con un bel gruppo di nemici. Con un bel gruzzoletto di nemici. Quindi, purtroppo, la situazione è un po' più complessa. Sì, ma qua a me non mi sta uscendo e la cosa mi sta dando un po' fastidio. Mi sta dando un po' fastidio. Quindi se non mi esce, io ora lo mando a cagare. E me ne vado a fare le spiagge. Almeno concludiamo questa serata in un modo più comodo e un modo più utile. Se non vuoi uscire, se oggi sei timido, non ti preoccupare, tanto
Prima o poi io devo comunque farti uscire allo scoperto. Cioè, non è quello il problema. O lo faccio prima, o lo faccio dopo. Allora, vediamo se sbuca così. Eccolo, è sbucato. Perfetto. Eccolo qua. Lo Yan amichevole, come vi stavo dicendo prima, vuole il diamante. Solo che se io inizio ad attaccarlo, potevo fare effettivamente una difesa totale prima. Lui si incazza come un mostro e mi fa beh, eccoci qua. Quina me l'ha shottata. Perfetto, mi ha messo silenzio, tra l'altro. Vedete, dammi un diamante, quindi vivi è completamente inutile in questo scontro. E lui praticamente ha 65.000 HP, quindi io praticamente... Vedete? Beh, boom! Perfetto. Dammi un diamante! Però non scappa. Vedete? Cioè, se io lo combatto, lui non scappa. 56 ho tolto. Beh, dammi un diamante. Ormai mi faccio ammazzare giusto così per... Non me lo dai? 64. Beh, boom. Però vedi, Steiner sta resistendo. Va bene, basta, scappiamo. Inutile, ok. Volevo soltanto farvi vedere quanto effettivamente è forte il nostro amichetto. Schermata iniziale. Ora ricarichiamo, ovviamente. Anche perché io mi ricordavo di aver fatto il doppio salvataggio. Perché? Perché appunto affronteremo Ozma quando lo affronteremo, perché appunto faremo le cose come si deve. Lo affronteremo sia con gli attacchi fisici abilitati e sia con gli attacchi fisici disabilitati, per fare diciamo una sorta di doppio confronto sul come affrontare Ozma, diciamo nel miglior modo possibile. Allora, per quanto invece riguarda le spiagge, allora, questa l'abbiamo già toccata. Quindi dobbiamo fare le spiagge e allora mettiamo la velocità, mettiamo il turbo. E allora questa è la prima e l'abbiamo già contemplata. Poi qui ce n'è un'altra e la possiamo contemplare. Qua la città è chiusa, quindi purtroppo non possiamo fare nulla. Poi vedete, basta praticamente seguire i bordi delle mappe per trovare le coste. Quando poi non ne trovate più, perché giustamente ovviamente, cioè, non ci saranno coste infinite, perché non ci saranno coste infinite, potete dirigervi dall'altra parte. Fate un check, qua la costa l'abbiamo già fatta. Tra l'altro questa è una cosa molto comoda, perché nella versione PlayStation ovviamente non c'era questo sistema di poter vedere il tastino delle spiagge. Qua ce n'è un'altra. Che questa è tutta ovviamente unica. Qui non c'è null'altro, qui non c'è nient'altro. Quindi scendiamo da questo lato. La cosa importante è guardare anche queste spiagge, ovvero le spiagge delle isolette o comunque delle zone che sembrano essere più piccole. Quindi fate molta attenzione. Eccoci qua. Ovviamente potreste anche incontrare degli incontri casuali, purtroppo, però diciamo che è il rischio del mestiere. Ecco, da qua non possiamo andare, però lì vedete c'è un'altra spiaggia. Qui sulla costa non c'è nient'altro. Quindi possiamo andare da questo lato. Qui non c'è nulla. È veramente molto semplice in realtà, perché, ripeto, basta andare, vedete, sulle coste
letteralmente, proprio fare questa sorta di giochino. Fare questo giochino andando sulle spiagge, sulle coste, ed è veramente, veramente facile. Possibilmente poi quando farò uscire il tutto su YouTube metterò forse un link. Metterò un link. Questa spiaggia mi sa che era sempre unica, esatto. Questa invece no, questa è diversa. No, questa me la considera sempre unica, ok. Vi metterò praticamente la mappa. Magari ve la metto in descrizione, la metterò messa. Ok, queste già le abbiamo fatte come mappa. Sì, devo fare allora quella che c'era qui a IFA, se non sbaglio, o l'abbiamo già fatta pure. No, mi sa che l'abbiamo già fatta pure allora. Ah no, c'è quella di Madanzari, giustamente. Questa ci dobbiamo andare da qua. Esatto. Poi qui nel continente abbiamo fatto tutto. Qui facciamo attenzione anche alle isole, perché questa ovviamente è un'isola che non ha coste, però anche le isolette. Bisogna fare attenzione se nelle isolette ci sono delle spiagge, perché nelle isolette vengono contate lo stesso le spiagge. Allora, qua non dovrebbe esserci nulla nel continente, però ci sono le spiaggette qua nelle penisole. Nelle penisole. Ecco, qua ce n'è un'altra. Questa viene considerata, sì, come spiaggia unica. Questa è sempre stessa spiaggia, stesso mare. Qui ce n'è un'altra. Ok. Vedete tutte le spiagge praticamente della stessa zona, quindi della stessa isoletta o dello stesso continente, vengono considerate come spiagge uniche. Quindi una volta presa lì non c'è motivo di rimanere. Poi qui va bene. Qui c'è un'altra spiaggia. Ok, presa. Qui c'è un'altra spiaggia. Ok. E ora dobbiamo andare nel continente. Pori ponzi ponzi po. Alle falde del Kilimangiaro. E c'è un'altra spiaggia. Che è considerata tutta unica. Quindi giriamo da questo lato. Qui c'è un'altra spiaggia. Ok. Qui c'è un'altra spiaggia. Poi l'ultima cosa che dovete fare ovviamente è controllare anche le isolette, perché è importante controllare anche le isolette, visto che comunque le isolette contano per l'acquisizione delle spiagge. Ok, qui in teoria dovremmo essere tornati. Ah no, questa non l'avevo ancora fatta. Ok. Questa non l'avevo ancora fatta. Ok, ora dovremmo aver finito praticamente. Ok, questa mi mancava pure. Questa è la zona dove ci sono più spiagge di tutti praticamente, perché giustamente tutta la zona è la costiera amalfitana praticamente. Ok, e qui invece dovremmo aver fatto tutto. Quindi ora bisogna controllare le isolette. Perché in alcune isolette c'erano. Ecco qua. Questa l'abbiamo fatta? Pensavo di non averla fatta. Ok, credo che ormai siamo quasi alla fine. Mi mancano forse solo un paio di spiaggette.
che sono quelle delle isole, mi sa. Mi hai letto il pensiero? Perché mi hai letto il pensiero? Che ho detto? Per la costiera amalfitana? No, qua c'è l'isoletta, non c'entra. Perché purtroppo ci sono le isolette infami che hanno le spiagge, però non si... Ecco, vedi? Tipo questa qua. Ecco qua. Contemplando le onde... nel continente nero. Contemplando le onde, lo spirito si rasserena. Quindi una volta che abbiamo trovato tutte quante le spiagge, ora, vedete, riapparirà il segnale delle spiagge, ma quando premeremo il pulsante avremo questa frase: contemplando le onde, lo spirito si rasserena, che praticamente ci sta dicendo che abbiamo ripristinato HP ed MP al massimo. Quindi anche questa missione l'abbiamo ufficialmente completata. Questa side quest, fondamentalmente, l'abbiamo ufficialmente completata. Quindi non è tanto difficile, basta girare attorno appunto alle coste di tutti quanti i continenti, fare attenzione a due o tre isole che possiedono praticamente a due o tre isole che possiedono le spiagge, e poi dopodiché avete finito. Allora, per il resto, credo che adesso noi abbiamo praticamente finito tutto quello che volevo fare stasera. Anche perché probabilmente faremo prossima settimana un'altra live con Final Fantasy IX, dove completeremo praticamente tutto ciò che c'è da completare. Come setup, come diciamo, come oggetti, come ultime side quest da poter completare, da poter fare, da poter dire. Poi, settimana prossima, ovviamente, poi lo dirò in live, in base a quello che riusciamo a fare, perché voglio vedere anche quello che riusciremo a fare settimana prossima, comunicherò la pausa che prenderò da Final Fantasy IX. Perché, come vi ho detto prima, prenderò una pausa per livellare tutti i personaggi e portarli al 99. Imparare ovviamente tutte le tecniche, potenziare tutto quello che c'è da potenziare, fare tutto ciò che c'è da fare. E poi prenderò una pausa che durerà fino a quando ovviamente non riuscirò a livellare tutti i personaggi al massimo e fare tutto ciò che voglio fare. Perché? Quando poi riprenderò Final Fantasy IX, ovviamente lo comunicherò su Discord, lo comunicherò su YouTube, lo farò comunque un post dove tutti quelli che sono interessati alla saga avranno modo di poter sapere quando faremo la serata conclusiva, perché ho intenzione di fare un'unica live, poi successivamente conclusiva, dove faremo tutto. Dove faremo tutta la parte finale, quindi faremo praticamente tutti i combattimenti della parte finale, tutti i boss segreti, tutte le chiusure delle varie side quest, eccetera, eccetera. Anche perché nel CD4, purtroppo, oserei dire, c'è una side quest infame che bisogna portare avanti ogni volta che si batterà un boss del luogo dei ricordi. È una side quest in realtà che è stata scoperta circa qualche anno fa in realtà, quindi immaginatevi quanto ancora la community di Final Fantasy IX sia effettivamente legata al gioco di Final Fantasy IX. No, Hades non è una side quest, Hades è un boss segreto. La side quest di cui vi sto parlando io è la side quest dei tre fratellini sardi, ovvero Piddu, Poddu e Puddu, che praticamente ogni volta che noi avremo sconfitto un boss del luogo dei ricordi, dovremo andare a parlare con loro all'Imblum per sbloccare un dialogo inedito, per sbloccare comunque un dialogo nascosto che praticamente tratta le loro origini, quindi vi spiegano praticamente loro chi sono, è tutto diciamo il background della storia di questi tre tapiri sardi praticamente. Ed è molto interessante perché questa è una side quest che effettivamente nessuno mai aveva
saputo interpretare, aveva mai saputo leggere, solo che è stata scoperta, diciamo, un paio di anni fa, veramente non troppi anni fa, circa un 4-5 anni fa addirittura, dove addirittura andandosi a scovare, andandosi a leggere tutti i file di gioco in lingua giapponese, si è trovata questa side quest, cioè si è trovata tra le, appunto, tra le righe del gioco, spacchettando tutti i file del gioco, si è trovata praticamente questa side quest, e quindi da quel momento in poi è stata inclusa in quelle che sono le perfect run, quindi in quelle che sono comunque le run più completiste, o comunque quelle più perfezioniste che si possano trovare all'interno, diciamo, della community di Final Fantasy IX. Quindi questa è una notizia importante che non so quanti di voi sapevano, però è una side quest che effettivamente si deve fare per, appunto, sbloccare questa side quest e per completarla. Però in luogo dei ricordi ci sono tante cose che dobbiamo fare, ci sono tante cose di cui possiamo anche parlare, approfondire il discorso, come per esempio, esatto, ci sono i fantasmi con i quali puoi giocare a carte, ci sono i boss che si vanno ad affrontare, ci sono anche delle armi speciali che si possono ottenere all'interno del luogo dei ricordi. Una per eccellenza sarebbe l'Excalibur 2, cosa che noi ovviamente non otterremo perché il nostro gameplay ovviamente si è portato oltre le 100 ore, ovviamente, mentre invece per prendere l'Excalibur 2 bisognerebbe fare una speedrun di 12 ore almeno per arrivare al luogo dei ricordi, cosa che è fattibile, però è molto difficile, vi assicuro essere molto 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 difficile. Io, se non ricordo male, ho i miei salvataggi sulla PlayStation, e se riesco vi giuro che o vi faccio la clip, o se riesco a registrare la PlayStation vi faccio direttamente vedere la PlayStation, perché io ho il salvataggio dove ai tempi feci praticamente questa speedrun per prendere l'Excalibur 2. Quindi io ce l'ho, il salvataggio ce l'ho. Dovrei avere la memory card qua in teoria, quindi la PlayStation ce l'ho in realtà, perché ho la PlayStation 2. Vedete? Ho praticamente la PlayStation 2 ancora, con le memory card, quindi tutto, ho tutto qua. Non ho il joypad in realtà, quindi mi sa che ho un problema, perché sono senza joypad, quindi non so come poter gestire questa situazione. Devo, mi sa, prendere un joypad di PlayStation 2. Non so se ce l'ho nascosto magari da qualche altra parte. Però dovrei avere anche la memory card della PlayStation 1. Sì, eccole qua. Eccole qua. Ho le memory... Allora, vabbè, questa è verde, infatti è praticamente presa dal green screen. Vedete, praticamente ho la memory card invisibile. Però sì, sono due memory card PlayStation 1, e qui dentro ho praticamente i salvataggi di tutti i miei Final Fantasy che ho completato, ricompletato in tutti i modi possibili. Quindi dovrei provare a vedere se riesco ad attaccare la Play. Forse tramite scheda d'acquisizione potrei comprare forse un cavo per adattarlo alla scheda d'acquisizione. Non so se lo trovo, potrei farlo effettivamente. Potrei effettivamente farlo. Devo cercare. Se lo trovo lo faccio volentieri. E devo vedere se trovo anche il joypad. Perché senza joypad non posso fare un cazzo. Quindi vabbè, vedremo. Comunque, signori, detto ciò, è mezzanotte, quindi io spezzo la magia, visto che poi a mezzanotte praticamente tutti improvvisamente hanno sonno e spariscono, quindi io preferisco staccare prima apposta, così evitiamo perdite di pezzi a destra e a sinistra. Ci vediamo domani, che è giovedì, non ricordo cosa dobbiamo fare. Ah, domani Atomic Heart, se non sbaglio, perché domani è giovedì, e poi venerdì invece ci vediamo con Octopath Traveler, quindi... continuiamo Octopath Traveler. Dovrei recuperare anche Hogwarts Legacy, perché non abbiamo fatto lunedì Hogwarts Legacy a causa appunto di Opera Omnia eccetera eccetera, quindi sabato forse faremo Hogwarts Legacy.
però non lo so, vedremo in base a come va la serata, in base a me anche, perché ho un mal di testa che sto impazzendo, quindi non so, voglio vedere se riesco a dormire stanotte. Se riesco a dormire già sarà diverso. Comunque va bene, detto ciò signori, vi do la buonanotte e se sono ancora vivo ci vediamo domani. Adios.